Isis e false flag. Due termini che mi stanno antipatici allo stesso modo, forse perché contenenti due non realtà. Qualcosa già di sonoramente fastidioso. Non sopporto gli schemi, le semplificazioni, non sopporto paragonare le morti, soprattutto quelle tragiche. Siamo stati sommersi di paura, terrore, spiegazioni, discorsi. Sull'ospitalità, i crocifissi che vogliono farci togliere, gli sbarchi, divisioni studiate che non spiegavano e raccontavano niente. Nell'era ipertecnologica non esistono video in cui si vedono questi terroristi, ma d'altronde non fa molta differenza, anche quando si erano visti. Nel caso di Charlie Hebdo si vedeva un'azione abbastanza goffa di spedizione mortale. Tutti a cercare il nemico, tutti che vogliono sterminare il nemico islamico. Eppure in Italia abbiamo vissuto una stagione chiamata strategia della tensione, morti tragiche anche quelle. Ancora oggi senza un perché, senza un chiaro movente, o troppi moventi e troppi colpevoli, per poi alla fine non essercene nessuno. E tutto questo che abbiamo visto sembra proprio una gigantesca strategia della tensione. E se il complottismo becero può portare alla follia, anche l'ufficialismo sciocco è altrettanto malato. Tutti siamo collegati, tutti in linea con le ultime notizie, ma è impossibile verificarne le fonti. Tutto cala dall'alto più di ieri. Tutto è vero e tutto è falso. E in questo tutto c'è il nostro quotidiano perenne smarrimento. VRN presenta. Voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Che a volte sfugge. Raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Buonasera, buonasera, sono le 22:10, eccoci qua in diretta con Border Knights, questa puntata speciale in diretta che ovviamente manterrà come sempre il solito formato, ma che inevitabilmente, come abbiamo annunciato, sarà dedicata insomma alla tragedia francese, alle possibili interpretazioni di quello che è accaduto, dopo che per giorni e giorni ci siamo sorbiti tutto quello che ci hanno propinato, insomma tutti i mezzi di informazione cosiddetti tradizionali. Adesso diamo la parola finalmente anche a altre personalità di cui, che ne so, magari una televisione che vorrebbe fare servizio pubblico dovrebbe anche far ascoltare, cosa che invece non avviene quasi mai. E allora, tra poco dunque, insieme a Paolo Franceschetti ci saranno Massimo Mazzucco, che chiaramente è una voce tra le più interessanti da ascoltare, non solo per i suoi grandi lavori dedicati all'11 settembre, ma anche perché ha chiaramente un punto di vista privilegiato che siamo curiosi di ascoltare. Poi ci sarà Gioele Magaldi, Gianfranco Carpeoro, e poi abbiamo un'intervista che Stefania ha fatto con Fausto Carotenuto, un altro punto di vista anche questo particolarmente elevato, che ascolteremo nel corso della puntata. Ma ci saranno anche altre voci che vi faremo ascoltare, altri punti di vista che vi proporremo. Come sempre, Border Knights @ webradionetwork.eu per le domande, per intervenire, il gruppo Facebook Border Knights, il blog bordernights.it, dove scriviamo tutto, mettiamo le musiche, i titoli delle canzoni, perché ogni tanto arrivano domande, no? È tutto sul blog, quasi tutto, no? Tutto no, quasi tutto è sul blog. Allora, andiamo a sentire subito invece se c'è Paolo. Sì, ciao Fabio. Eccoci, ciao qua. Ci sono. Allora, attenzione Paolo a dire che potrebbero esserci responsabilità di francesi e americani per le stragi, l'attentato di venerdì, perché la polizia ha denunciato a Roma un 24enne musulmano che ieri sera era ospite al programma Quinta Colonna, che poi era stato anche cacciato via. Ho visto dei video su qualcuno ha postato su Facebook. Aveva difeso, dice qui l'ANSA, la strage di Charlie Hebdo e accusato francesi e americani per gli attentati di venerdì. Secondo la questura, padre tunisino, madre italiana, cittadino italiano, il giovane è stato rintracciato nella moschea di Centocelle. In casa aveva documenti in arabo che vengono esaminati, trovati anche droghe e bilancini di precisione per le dosi, per i quali è stato addirittura arrestato. Quindi attenzione, si arriva anche a questo, caro Paolo. Sì, c'è un clima sempre più incandescente, no? Tutto questo poi serve ad aumentare e ad alimentare ancora di più. È certo. Chiaramente si arriva un po' quasi a trattare, no? Quelli che io non dico, perché ci sono, dobbiamo anche essere onesti, no Paolo? Ci sono degli, a mio modo di vedere, poi ognuno la vede come vuole, insomma, ci sono degli eccessi anche insopportabili, comunque, diciamo, nel cosiddetto cospirazionismo, no? Perché comunque negare anche l'esistenza delle morti mi sembra una cosa folle, no? Perché vittime sono queste persone, al di là del disegno che ci può essere dietro, vittime rimangono fino a prova contraria, no? Insomma, quindi io non ho trovato persone che hanno negato le morti, però sì, no, o alludi a qualche fatto particolare. No, non alludo a fatti, sì, io ho letto diversi commenti, così come ho trovato, diciamo, non tollerabili dal mio punto di vista, diciamo, le offese, tutti gli strali che sono stati lanciati, no, contro tutto il mondo islamico. Li abbiamo letti da tutte le parti, no, che vanno sterminati, insomma, li abbiamo letti di tutti i colori. Allo stesso tempo, però, ho letto anche diciamo commenti o comunque interventi di persone comuni, comunque, che tendono a dire che insomma è stata tutta una messa in scena in tutti i sensi. Qui si rischia poi di se ammettiamo anche questo, nel senso
possiamo anche chiudere e andare via, no? Non lo so, tu che dici? Sì, anche se, guarda, io ne ho parlato anche oggi con Gianfranco, no? Non ho letto alcuni commenti che hanno messo sulla nostra pagina. Ma non parlo solo della pagina, parlo anche in generale. In generale, ma forse però bisogna stare attenti e leggere attentamente, perché io non credo che ci sia qualcuno così stupido da negare che ci siano dei morti. Potrebbe esserci, ma questa è una posizione che è possibile, potrebbero esserci delle morti in più, cioè nel senso che magari non sono 120, sono 70. Questa è una cosa che la fanno spesso, tanto nessuno li va a contare, no? Quindi anche Mazzucco ci ha detto, lui è quello che si è occupato di più di tutti dell'11 settembre, anche nei voli di quel giorno risulta un elenco di morti, ma peccato che quell'elenco poi non risulti esattamente corrispondente a quello che uno trova a quella che, diciamo, si chiamerebbe l'anagrafe americana. Quindi sicuramente ci sono state delle balle anche sul numero di morti dentro agli aerei e sulle identità delle persone. È una cosa che, quando c'è un false flag, come si chiama, si alterano alcune cose, si mandano dei video falsi, no? Che magari ti fanno vedere dei morti e non sono veri, però non è che significa che non ci sono i morti, è che quella foto è falsa, che è una cosa diversa. Sì, beh, ora questo va vedere. Bene, certo. No. Sì, no. Bisogna vedere ovviamente le persone che cosa intendono. Io ho pubblicato all'indomani, cioè dopo 10 minuti che avevo letto l'Ansa, proprio un post velocissimo, no, sulla mia pagina Facebook, che è stato interpretato correttamente dal 90% delle persone, anche più. Però c'è qualcuno che mi ha aggredito dicendo: sei una merda d'uomo, perché avevano interpretato come se io negassi la strage. Quindi io invece semplicemente dicendo che alcune notizie erano sostanzialmente una balla, una costruzione, volevo solo dire che i giornali ne approfittavano e quindi avevano già costruito il fenomeno, quindi era le notizie erano artefatte, ma non le morti, insomma, solo che tanti hanno interpretato male, insomma. Allora, parleremo di tutto questo, ovviamente, mentre vediamo che Putin dice uniti contro Hitler e schiera le navi con la Francia, azione che va avanti in Siria, 10 caccia. Ovviamente il problema delle fonti che dicevo prima è un problema evidente, questo è un problema grosso, irrisolvibile, nel senso che è un po' qui l'oggetto del mio monologo della settimana scorsa, quando parlavo di atto di fede, no? Perché gli ufficialisti, i tradizionalisti, tutti quanti fanno, anche se si spacciano per razionalisti, fanno un atto di fede, no? Perché tu leggi il giornale che si basa su un'ansa o su una notizia, un lancio che si baserà su quanto ha raccontato una fonte oppure su quanto dichiara un'istituzione, ma è impossibile verificare. Quindi l'atto di fede è che l'istituzione, tra virgolette, sia buona e ti dice delle cose giuste, no? Cosa abbastanza improbabile spesso, no? Quindi nonostante siamo nell'era ipertecnologica, ci dobbiamo sempre comunque fidare che la fonte della notizia, che non è poi verificabile da nessuno, sia corretta, no? Questo, diciamo, è un problema a margine. Quindi anche che cosa accade in Siria, che cosa accade in questi posti, soprattutto sul fronte di guerra, è sostanzialmente impossibile da verificare. Allora, tra poco da chi partiamo? Partiremo con Massimo Mazzucco, ci collegheremo anche già con Gianfranco Carpeoro, poi dalle 23 ci raggiungeranno anche altri amici, tra cui Gioele Magaldi. Quindi questo è quello che accadrà. Vedo che ovviamente già oggi il numero di interventi è chiaramente superiore alla media, anche perché il tema e gli ospiti portano a questo, quindi era anche inevitabile che andasse in questo modo, e questo, insomma, ci fa ovviamente piacere, perché significa che, insomma, c'è voglia anche di uscire un po' da tutto quello che abbiamo ci siamo un po' assorbiti, no? Involontariamente o volontariamente in questi giorni. Allora, tra poco partiamo. Tu sei pronto, Paolo? Come sempre, tu sei nato pronto, d'altronde. Io no? Sono nato pronto. Sei nato pronto, perfetto. A tra poco.
La revisione della memoria, sono le 22:23 e allora andiamo subito a aprire i nostri collegamenti con Paolo che è rimasto qua. Andiamo a salutare Massimo Mazzucco. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo, grazie. Ciao Massimo, ben trovato. Ciao a tutti. Ciao Massimo. E poi Gianfranco... Ciao Paolissimo. Ormai vi amate, lo so. Andiamo a salutare anche Gianfranco Carpeoro. Ciao Fabio, ciao Massimo, ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianfranco. Benissimo, poi dopo, come annunciato, dopo le 23 avremo anche Gioele Magaldi, quando dobbiamo, abbiamo un debito di sonno con Massimo. ma quindi darei subito la parola proprio a Massimo per un tuo commento. Ti ho già sentito anche in alcuni, insomma, video che ti ho visto in questi giorni. Qual è, ecco, dopo qualche giorno di distanza, il tuo pensiero su quanto è accaduto in Francia? Ma l'impressione iniziale è la stessa che ho avuto all'inizio del sabato mattina. Cioè, io sono andato a dormire venerdì sera, come tutti immagino, guardando le news in diretta fino all'una, alle due, per cercare di capire. Poi quando mi sono svegliato sabato mattina ho acceso un TG e c'era proprio la rassegna stampa mondiale, e ho notato su tutti, praticamente tutti i giorni, tutti, almeno il 50% dei quotidiani, la parola guerra. La France, sì, c'est la guerre, tutta la guerra, di chi, della guerra di Lagos. Mi è venuto in mente l'11 settembre, nel senso che proprio nel pomeriggio dell'11 settembre, a poche ore dagli attentati, già tutti i network americani avevano la parola d'ordine: America at war, siamo in guerra, attacco contro l'America, eccetera, eccetera. Per cui il sospetto che tutto questo fosse stato fatto, ovviamente io non credo che siano, che questi attentati nascono semplicemente da quattro bischiarozzi che non hanno niente di meglio da fare, che odiano il nostro modo di vivere. Questa è la vecchia storiella che ci avevano già raccontato 15 anni fa con l'11 settembre. Sono ovviamente eterodiretti, manovrati e gestiti in maniera sapientissima. Quindi mi è risultato abbastanza chiaro che appunto ci fosse un'intenzione di farli portare un'escalation del livello della guerra in Siria, anche perché quando senti poi appunto, sai, dopo, subito dopo, addirittura la sera stessa del venerdì, sentivi alcuni testimoni hanno parlato, hanno sentito i terroristi che parlavano della Siria. Cioè, tu pensa a questi qui che sono lì, che sparano, che ammazzano la gente e che intanto chiacchierano fra di loro e si dicono: tu in Siria come stavi? Ah, io in Siria stavo bene. Tu in che zona della Siria abitavi? Cioè, è talmente ridicolo che appunto è chiaramente un'informazione che è stata messa lì apposta. Quindi quando tu capisci che si vuole dirigere l'attenzione verso un punto specifico, capisci anche chi c'è dietro, quale interesse può avere. Ovviamente io, il mio ragionamento è stato e rimane ancora in gran parte questo, ma con una parentesi, però con una caveat. Cioè, il mio ragionamento è stato: gli americani, i sauditi, gli occidentali in generale hanno messo su l'ISIS per cercare di tirar giù Assad, perché non riuscivano a farlo con i famosi ribelli moderati, che a quanto pare erano delle schiappe penose. Ora che però la Russia è intervenuta e sta fermando l'ISIS, non hanno più altre alternative, per cui devono trovare in qualche modo un modo. Allora, abbiamo perso un esercito. Ecco. Non... Vai, vai, sei sparito un attimo, ma sei tornato. Ah, dicevo, ho pensato appunto che lo scopo principale fosse quello di portare un'escalation. Ora però ci si è dimesso di mezzo Putin. Io proprio un'ora fa ho finito di doppiare l'ultima intervista che Putin ha rilasciato al G20 in Turchia, e che verrà messa in onda domani nel pomeriggio, credo, da Pandora TV. E lui praticamente dice, in sintesi: io ve l'avevo detto un mese o due fa che il terrorismo bisogna combatterlo tutti insieme. Ora non c'è più nessuno che mi critica, non c'è più nessuno che si lamenta che noi colpiamo gli obiettivi sbagliati, e finalmente vedo che c'è una disponibilità da parte di tutti a fare un'operazione congiunta. Ovviamente tutto ruota intorno al personaggio di Assad, perché è chiaro che è solo lì che si gioca la partita. Io credo anche che a questo punto si siano già messi d'accordo comunque per toglierlo di mezzo, Assad. Il problema è il prezzo. Cioè, io credo che Putin voglia assicurarsi che la Siria non diventi un altro paese fantoccio totalmente schierato con l'Occidente. Ecco, se riusciranno
a dare un minimo di posizione equilibrata alla Siria, allora lui accetterà le condizioni e faranno di tutto, e vedrà che in 20 minuti secchi faranno fuori l'ISIS, e dell'ISIS non sentiremo più parlare, perché ovviamente l'ISIS è solo uno strumento al servizio della geopolitica in questo momento. Quindi, risolto quel problema, scompare anche l'ISIS, esattamente come scomparsa Al-Qaeda in Afghanistan nel momento in cui si è capito qual era il futuro dell'Afghanistan. Eh sì, infatti, so, non ce l'ho. Sì, sì, no, infatti dico, questo spacocchio Al-Qaeda che è improvvisamente sparito e sostituito da lì. Quello che ti chiedo è questo anche, no? Quello che è accaduto, nel senso, secondo te ha una, cioè, che ruolo gioca poi chi governa in Francia, nel senso che era un discorso questo dello spauracchio ISIS eccetera, per l'opinione pubblica o per chi governa? E sai che ho perso il verbo, sì. Hai detto che questo spauracchio ISIS, diciamo, è un, uno strumento che è rivolto verso l'opinione pubblica o verso chi governa la Francia? Potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio. Potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio, perché non dimentichiamo che poco prima degli attentati di Charlie Hebdo, Netanyahu aveva lanciato una minaccia tutt'altro che mascherata alla Francia. Gli aveva detto, perché la Francia stava per riconoscere e ha poi riconosciuto lo Stato della Palestina, e lui aveva detto: state attento a fare queste scelte dalla parte della Palestina, perché poi finisce che vi tirate il terrorismo in casa. A parte che non c'era nessuna logica, nessun ragionamento, perché ovviamente se tu favorisci i palestinesi e gli arabi, quindi in teoria li dovrebbero lasciare stare, dovrebbero essere contenti, ma a parte questo era detto in un modo talmente chiaro che poi alla luce di Charlie Hebdo sono venuti dei grossissimi dubbi su chi fossero i veri mandanti di quegli attentati. Ma poi io credo che più in generale ormai dobbiamo veramente pensare che tutto il terrorismo a partire dall'11 settembre ad oggi è tutto strumentale, manovrato. Lo vedi solo dal numero dei passaporti che trovano ogni volta. Cioè, non è possibile, mentalmente pensabile, che un vero terrorista, uno che veramente vuole andare a fare un'operazione del genere, esca di casa e si veste, mette il giubbotto pieno di imbottito di esplosivo, prende il mitra, prende le cose e poi dice: ah, il passaporto, e se no, senza passaporto non è pensabile. Nel momento in cui tu senti che a mezz'ora, due ore, tre ore, quanto è stato, viene trovato il passaporto siriano, falso o vero che fosse, non importa, ma comunque l'indicazione per i mass media è quella, automaticamente sai già che è un'operazione eterodiretta, perché c'è qualcuno che vuole che si pensi che è finita lì. Se avete un secondo, vorrei raccontarvi un episodio che mi ricordo di quando ero piccolo, perché è importantissimo, secondo me, per questo meccanismo. Quando ci fu la bomba di Piazza Fontana, era credo il 12 dicembre del 69, credo, io avevo 15 anni, abitavo a 100 metri da Piazza Fontana, e quel pomeriggio, erano 4 e mezzo del pomeriggio, ero nel mio garage e mettevo a posto il motorino, ho sentito il botto molto forte, hanno tremato i vetri eccetera, sono uscito, mi sono avvicinato a Piazza Fontana e sono stato quindi nella prima mezz'ora ero già lì e cercavo di capire cosa fosse successo, era pieno zeppo di gente, e in mezzo alla gente che girava di lì c'era gente che diceva: ma se è successo, è stata la bomba, no, è stata la bombola del gas, non si è... e c'era qualcuno che diceva: questi sono gli anarchici, sono stati gli anarchici, questa è una chiara cosa degli anarchici. A me, ovviamente avevo 15 anni, non è che ci ho fatto caso, però ripensando cosa è successo e come hanno dato la colpa agli anarchici, questo è il classico meccanismo che si usa per mettere il semino in modo da indirizzare immediatamente l'opinione pubblica e prepararla alla soluzione che tu hai già previsto. E questo avviene quasi sempre, praticamente sempre. Ma ripeto, la storia dei passaporti, io adesso voglio fare un video sulla storia dei passaporti, perché non è possibile che ogni volta si ripete questa imbecillità strategica da parte di chi organizza queste cose. Anche gli attentatori pakistani di Londra, che molti non se lo ricordano, furono identificati, ci venne detto che erano dei pakistani, perché questi qui nello zainetto erano andati a mettere le bombe con dentro il passaporto. È una costante questa che usano i servizi segreti, è la vecchia scuola dell'FBI. Pensate che il primo caso in cui fu usato uno stratagemma del genere fu addirittura quello di Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, per poterlo arrestare, siccome non potevano accusarlo della morte di Kennedy, perché non avevano ovviamente prove, ma volevano subito arrestare il presunto colpevole entro poche ore,
hanno organizzato l'assassinio di un poliziotto, cioè un certo Tippit, e poi Oswald viene arrestato per aver ucciso il poliziotto Tippit, e poi, quando una volta naturalmente preso in prigione, poi arriva Ruby, lo uccide e è finita lì. Ma come hanno fatto a identificare Oswald come assassino del poliziotto Tippit? Perché lui, nello sparare a Tippit, non si è accorto, gli è scivolato il passaporto e c'era dentro la carta d'identità. Cioè è la vecchia scuola dell'FBI, la conosco perché tutti i casi che ho studiato, anche quello del bombarolo di Oklahoma City, la stessa cosa, aveva lasciato in giro i documenti, andava in giro col documento sul sedile posteriore della macchina. Cioè sono delle cose talmente ridicole che è una vergogna che i nostri giornalisti, naturalmente per non parlare dell'11 settembre, dove appunto i passaporti ne sono saltati fuori una quindicina quasi, fra quelli dell'aereo del volo 94, del volo 93 e quelli delle Torri Gemelle, c'erano tanti di quei passaporti che saltavano fuori in perfetta, che non erano affatto bruciati, dove leggevi benissimo il nome, che un qualunque giornalista avrebbe dovuto come minimo alzare un'obiezione. Comunque mi fermo perché sto andando a ruota libera, scusate. Sì, ma fai bene. Sentiamo Gianfranco come lui legge quello che è accaduto. Ovviamente queste sono battute ovviamente a pochi giorni da quello che si è verificato, quindi poi usciranno. Tanto stasera è stata anche annullata un'altra amichevole tra che credo si doveva giocare, se non sbaglio, in Olanda. Comunque sia, continuano questi allarmi. Sentiamo Gianfranco come, diciamo, ha seguito e come vede questa tragedia, che comunque sia, come dicevamo prima, no, al di là delle finalità oscure, ovviamente le vittime rimangono tali. Gianfranco. Ma guarda, il protocollo più che FBI mi sembra che fosse quello della CIA. La CIA aveva da una trentina, quarantina di anni prima, praticamente un intero settore dedicato a... Abbiamo una telefonata in diretta. Mi veniva di ballare. La CIA aveva un intero protocollo dove non c'era solo questa storia dei passaporti, c'era scritto che le operazioni terroristiche dovevano essere sempre plurime, gli attacchi terroristici dovessero manovrati, dovessero essere sempre plurimi, minimo tre, del quali uno doveva essere strategico, uno strategico di riserva e uno tattico. Questo è avvenuto, questo protocollo è stato applicato fedelmente, ed è stato applicato anche il protocollo del protocollo, per il quale se l'obiettivo strategico non veniva raggiunto, bisognava che il secondo obiettivo strategico fosse interamente sviluppato per dare credibilità all'intera operazione. Allora esaminiamo quello che è accaduto. L'obiettivo strategico era far scoppiare una bomba allo stadio dove era presente Hollande. Per un qualche motivo l'obiettivo strategico non viene realizzato. A questo punto entra in funzione il secondo obiettivo strategico, cioè la sala dei concerti dove avviene la strage, che probabilmente non era decisa dall'inizio, ma che viene sviluppata perché il primo obiettivo strategico non è andato a buon fine. E poi ci sono delle sparatorie dislocate in ristoranti, cose eccetera, che sono l'obiettivo tattico, per fare in modo, uno, di disperdere l'eventuale impegno delle forze ufficiali, diciamo, no? Che comunque generalmente sono sempre all'oscuro delle manovre organizzate e quindi vanno disperse in più direzioni per evitare concentrazioni di forze. Due, per realizzare l'obiettivo vero comunque, perché comunque nel protocollo veniva chiarito che comunque non poteva non andare a buon fine il primo avviso, e bisognava che andasse a buon fine il secondo avviso. Quindi mi viene da pensare, piuttosto così surrealmente, che le 100 persone della sala del concerto forse si sarebbero salvate se quelli con le bombe allo stadio non fossero stati fermati all'ingresso.
il secondo elemento è che tutta questa gestione comprova una realtà terribile, cioè che ormai gli organismi nazionali delle nazioni non contano nulla, non contano niente, nel senso che nel momento in cui col coinvolgimento in qualche modo dei servizi per vari motivi e con vari gradi di consapevolezza delle operazioni che vengono mano a mano sviluppate, probabilmente il presidente francese non è assolutamente consapevole di quello che è realmente accaduto, nel senso che, oppure se ne è consapevole ex post, perché qui il problema di fondo qual è? Che un determinato potere massonico o paramassonico ha scoperto l'applicazione di questo protocollo della CIA, che prima aveva probabilmente all'inizio delle funzioni solo politiche e poi invece viene utilizzato in questo modo, che in determinati momenti storici è possibile realizzare degli obiettivi gestendo il terrorismo. Questo però non deve apportare a delle cose che ho visto oggi sul web, per le quali necessariamente i morti sono falsi e sono tutte messe in scena, eccetera, eccetera. Nel senso che in queste operazioni chi spara, chi si fa esplodere, non è consapevole del disegno a monte. Quindi bisogna organizzare un vero terrorismo, vero tra virgolette, nel quale ci siano persone che muoiono per questo motivo, sono disponibili a sacrificare la loro vita per un motivo che nella loro ottica ritengono credibile. È una cosa un po' mostruosa quella che si verifica, ed è il motivo per il quale all'interno all'interno anche di organismi come la massoneria americana si sono diffuse dei moti di ribellione a questa cosa. Nel momento in cui c'è stata consapevolezza che ci sono state delle logge sovranazionali che hanno creato un terrorismo tra virgolette vero, credibile, e che lo stanno utilizzando in questa maniera, probabilmente tutto questo, io sono fiducioso che possa smuovere degli ambienti che fino ad oggi sono rimasti inerti, passivi, di fronte a questo meccanismo mostruoso, diano dei segnali un po' particolari, che ci sia un'inversione di tendenza sociale e politica in questo senso. Per il resto, ripeto, direi che rispetto a tutti gli episodi terroristici che si sono verificati fino ad oggi, tranne giustamente la vicenda del passaporto che ha sottolineato Massimo, per certi aspetti come episodio di terrore questo è infinitamente più realistico e credibile di tutti quelli che l'hanno preceduto, nel senso che è un episodio di terrore, insomma, del quale è difficile dire se si guarda solo il dato finale che sia una messa in scena. Bisogna capire cosa c'è a monte per capire che c'è la messa in scena, perché è stato realizzato in una maniera estremamente reale, concreta e credibile, ed è la cosa che ha toccato un po' le coscienze di tutti, nel senso che organizzare quello che è successo alle Torri Gemelle aveva una valenza simbolica evidente, questo ha delle valenze simboliche nascoste, per esempio per fomentare ancora di più il simbolismo di questa cosa, il provocatorio, viene organizzato il 13 novembre, che in ambito sia massonico che islamico è una data particolare e non può essere casuale. Il 13 novembre è la data in cui Filippo il Bello arresta i templari in tutta la Francia, e questo in ambito massonico lo hanno registrato tutti, perché il 13 novembre generalmente in ambito massonico si tengono una serie di manifestazioni commemorative di questo triste episodio. Quindi voglio dire, ci sono tutte queste componenti che fanno pensare all'applicazione del protocollo CIA. D'altro canto, una
parte consistente delle urlogge, delle logge sovranazionali, sono nate organizzando delle sottologge miste CIA NATO. In Italia ne abbiamo una tristissima, purtroppo, a Pisa, di cui pochi sanno. E quindi sotto questo profilo, per chi sa determinati meccanismi che sono a monte, è molto semplice decifrare questo episodio, è molto semplice capire come nasce, come viene sviluppato e quale sia l'obiettivo. E purtroppo devo dire che l'obiettivo non è solo la Siria, l'obiettivo è anche il dare, il creare un alone di forza invincibile di fronte a queste logge sovranazionali, di cui due sono americane, sono stanziate in America, nell'ambito dello scontro contro le altre, perché oltre a esserci uno scontro geopolitico sulla Siria, c'è uno scontro all'interno del vero potere massonico, o paramassonico, se vogliamo chiamarlo così. E questo scontro vivrà degli episodi nei quali queste logge reazionarie saranno sempre più efferate per dimostrare che sono forti, per mantenere il predominio assoluto che hanno stabilito negli ultimi 20 anni. Scusa, Carpioro. Beh, vai. Posso fare una, sì, posso sì, fare beh, una domanda, certo, Carpioro? Certo, tutto aperto. Volevo solo capire una cosa, non ho capito bene. Quando parli di messa in scena, ma di morti reali, perché ho già visto oggi sulla rete alcuni articoli in cui dicono i morti non sono veri, li hanno ammazzati in un'altra parte, poi li hanno portati lì, eccetera, eccetera. Ti riferisci a questo? Secondo me quei morti sono reali. Ah, ecco, no, perché cioè, se no mi mancava proprio la logica. Cioè, tra tutti gli episodi terroristici manovrati da questo potere nascosto, questo è quello purtroppo più concreto. Qui non ci sono possibilità. Questo è quello più reale, anche nella dinamica è reale, perché i morti, la maggior parte dei morti, sono una conseguenza del fallimento del primo. Sì, certo. Cioè, tra l'altro, primo, quando parlavi, dimmi. Il primo l'hanno fallito, perché li hanno, in qualche modo, uno scrupoloso, troppo zelante personaggio all'ingresso dello stadio ha fermato quello che doveva farsi esplodere e ammazzare sì, probabilmente decine di migliaia di persone, perché in uno stadio non si muore solo per certo, la bomba, si muore travolti da quelli che scappano, cioè, voglio dire, una situazione terribile. Allora, e doveva essere una cosa molto più forte questa qui. Nel momento in cui è fallita questa, è stato diramato l'ordine a coloro che erano nelle prossimità o all'interno del salone della musica dove è successa la strage, di fare la strage. Quella strage lì è una conseguenza. Ecco perché sono reali. Sì, cioè è il piano B, è il piano di riserva. Esatto, sì. Perché c'è l'obiettivo strategico, l'obiettivo quasi strategico, e poi c'è l'obiettivo tattico. Sì. E qui loro li hanno realizzati con una geometrica precisione, nel senso che ci sono state sparatorie per la strada e per il ristorante. C'è stata quello che è accaduto all'interno di questa sala per i concerti, e c'è stato quello che avrebbe dovuto avvenire allo stadio. Sai che, fra l'altro, io non conoscevo questa teoria, ma mentre parlavi mi veniva in mente la questione ancora irrisolta in parte dell'11 settembre, del famoso volo 93, quello che è accaduto in Pennsylvania. Cioè, ci si domanda, una volta che si parte dal presupposto che è stato un inside job, che ci sono fatti da soli, uno dice perché buttare giù quell'aereo? E io ho sempre avuto questa teoria, adesso ho trovato conferma, che appunto il volo 93, che è partito in ritardo e viaggiava con tre quarti d'ora di ritardo su tutti gli altri, fosse l'aereo di riserva. Cioè, se uno dei primi due voli avesse mancato una delle torri, cosa che era assolutamente possibile visto la difficoltà proprio fisico-tecnica di colpire una torre a quella velocità facendo quelle virate, credo che se uno dei primi due avesse mancato una delle due torri, il quarto aereo, che era diretto in una via intermedia fra Washington e il Pentagono, cioè fra Washington e New York, scusate, fra il Pentagono e New York, avrebbe potuto andare in qualunque delle due direzioni, cioè verso il Pentagono se avesse mancato quello del Pentagono,
oppure verso una delle torri gemelle se fossero state mancate una delle torri gemelle. Siccome tutti e tre i siccome tutti e tre i bersagli sono stati colpiti, allora è subentrato il piano B, che in quel caso prevedeva la distruzione dell'aereo, e quindi c'è tutta la storia dei passeggeri col fatto che hanno battuto loro, eccetera eccetera. Comunque, scusami, era una digressione che mi è venuta in mente mentre tu spiegavi questa teoria. Lì il protocollo è stato applicato in maniera molto più sofisticata, nel senso che tieni presente che siccome queste cose nascono in ambito sempre paramassonico, la cultura massonica aiuta a decifrare queste cose. Esiste un libro del 1970-69 di un autore che si chiama Robert Charrot, I segreti sconosciuti del mondo, eccetera eccetera, nel quale c'è una pagina dove Robert Charrot descrive l'attentato alle Torri Gemelle. Dice: arriverà un giorno in cui islamici abbatteranno i due monumenti speculari più importanti della cultura americana tramite degli aerei. Proprio questa frase qui è, io se vuoi domani te la cerco. Nel 1970. Robert Charrot era un signore molto strano, perché era un postino che improvvisamente era diventato scrittore, poi era entrato, pare, in contatto con quello che aveva fondato il priorato di Sion, tutta una serie di cose, un grosso scrittore, però scriveva dei libri meravigliosi. Io mi sono sempre chiesto come abbia fatto un postino a scrivere, a non fare niente fino a 40 anni e poi a scrivere dei libri meravigliosi. E poi ho scoperto, come Shakespeare, esatto, perché era stato messo alle costole di Jean Cocteau. Jean Cocteau era all'epoca il capo dei Rosacroce, e probabilmente parte dei suoi libri glieli ha scritti Cocteau. In realtà questa qui non era una profezia, cioè siccome Robert Charrot probabilmente era una persona a cavallo tra i Rosacroce normali e quelli insomma un po' deviati, probabilmente era un'istruzione. Guardate che quando dovrete fare una cosa dovrete farla così contro l'America. E quindi, essendo nata il discorso delle Torri Gemelle in ambito massonico o paramassonico, lo hanno fatto così, cioè perché così funziona. Hanno richiamato, come questa cosa richiama la strage e il resto dei Templari, alcuni furono anche ammazzati sul posto, quella roba lì richiama la predizione di Robert Charrot. Nel senso che serve per la firma, non so se mi sono spiegato, serve per la decodificazione, per chi deve decodificare da dove parte questa cosa. E quindi sostanzialmente nell'ambito dello schema delle Torri Gemelle c'erano le tre opzioni, c'era lo strategico principale, strategico secondario e il terzo. E molto probabilmente io ancora non ho decifrato se il principale fosse il Pentagono o fossero le torri. Questo non sono stato ancora in grado di decifrarlo, perché non ho avuto neanche la possibilità di studiare più approfonditamente questa cosa. Chiaramente il terzo aereo era il tattico, cioè quello che probabilmente aveva anche addirittura un terzo obiettivo, che non era precisamente i primi due, che avrebbe dovuto realizzare tatticamente se le cose fossero andate diversamente nel caso dei primi due. Ma il protocollo CIA dei tre attacchi è un protocollo che all'interno degli ambienti vicini alla CIA e alla NATO conoscono tutti. Cioè non è una cosa, non ne parla nessuno. E questo è un altro discorso da fare relativo all'informazione, agli operatori professionali dell'informazione, eccetera eccetera. Ma il protocollo dei tre attacchi è un protocollo universalmente applicato, cioè nel senso che quando la CIA deve, quando si applica questo protocollo, c'è un obiettivo principale, uno quasi principale e uno che deve depistare. Scusa Gianfranco, ci stanno sommergendo di messaggi più ascoltatori che ci fanno presente che l'arresto dei Templari è avvenuto il 13 ottobre, non il 13 novembre. No, il 13 ottobre è avvenuto la prima ondata, la seconda ondata con la strage è avvenuta il 13 novembre. Allora, la soppressione dei Templari è avvenuta in tre step. Il primo, nel 13 ottobre, è stato il primo arresto che operò
Poi la Chiesa, una parte della Chiesa Cattolica, li voleva salvare i Templari, per cui Filippo il Bello fece una seconda ondata che avvenne il 13 novembre, che fu quella definitiva e fu quella anche da cui nacque la massoneria moderna, perché un gruppo di Templari riuscì a scappare in Scozia, a Kilwinning, da cui lì pose le basi poi per entrare nelle logge massoniche che ai tempi erano realmente costruttorie e per far nascere in certe forme la massoneria moderna. Paolo, puoi dire ovviamente quello che ritieni dal punto di vista anche tu simbolico, insomma, quello che vuoi. L'obiettivo poi dello scontro di civiltà, quindi rispetto a tutto quello che abbiamo sentito, cioè inventarsi il nemico eccetera, può essere tra gli obiettivi, diciamo, secondari, cioè può fare comodo per altre ragioni del potere, perché poi stiamo assistendo ovviamente anche a questo, chiamiamolo effetto collaterale, no, in questi giorni, che poi è quello che sta fomentando anche l'odio della gente comune verso il mondo islamico. Sempre che Paolo ovviamente ci delizi con questa sua risposta, o sta parlando senza il microfono, che spesso lui lo fa, che parla a vuoto, oppure è andato a fare il solito spuntino di quest'ora un po' in anticipo. Ah no, stavo parlando, Madonna, ecco. Stavo parlando a vuoto. Infatti avevo cercato di intervenire anche su questa storia del 13 ottobre, ma vedevo che non mi cagava nessuno. Perché stavo dicendo, appunto, volevo dire quello che poi ha detto anche Gianfranco, insomma, il 13 ottobre ci fu la confisca dei beni e venne eseguita il 13 ottobre, ma il 13 novembre fu emanato l'ordine d'arresto che poi venne rinnovato di nuovo a marzo. Insomma, le date importanti, no, nella storia dei Templari sono parecchie, una è il 13 novembre in effetti. Quindi vabbè, però poi se ti posso anche interrompere, il 13 novembre è scappato da Parigi il nucleo di Templari che poi ha fondato la loggia di Kilwinning, cioè la prima loggia della massoneria moderna. Cioè è una data fondamentale tra i massoni. Ecco, appunto. Ok, venendo allo scontro di civiltà, no? Massimo ha notato queste cose che si ripetono negli attentati terroristici, e io ho notato per esempio nei delitti, no? Le cose che si ripetono, quindi, e notiamo anche una cosa che si ripete nella storia, che nei secoli sempre abbiamo sempre avuto un nemico esterno, che attorno all'anno zero, nei primi secoli, erano i cristiani che venivano accusati di massacrare i bambini, di fare riti eccetera. Poi c'è stato il periodo che è durato parecchi secoli, che erano gli ebrei, i capri espiatori di tutti, e le accuse erano sempre le stesse. Mi ha colpito molto che un telegiornale, ieri mi pare, ieri sera, ha detto che l'ISIS appunto fa traffico di organi anche di bambini, e con questi traffici ci si alimenta. Che in sostanza ho notato le stesse accuse oggi mosse all'ISIS, e quindi per trasposizione nella gente comune ovviamente a tutto l'Islam, delle stesse efferatezze che hanno attribuito nei secoli passati prima ai cristiani e poi agli ebrei, perché diciamo lo scontro di civiltà è funzionale al mantenimento del potere, è sempre stato così, cioè il potere ha sempre funzionato con gli stessi meccanismi, che oggi sono un po' diversi perché c'è la tecnologia, ci sono questi telegiornali che danno queste notizie nell'immediato, poi c'è il fenomeno di internet, tutte cose che non c'erano in passato, ma di fondo i meccanismi sono sempre gli stessi. Allora, c'è domande per Massimo. Non ti sembra più logico e naturale che il volo 93 fosse diretto verso l'edificio 7 e sia stato abbattuto a causa di altri imprevisti? Solo così si spiegherebbe un'incredibile superficialità che vede un edificio di 52 piani crollare spontaneamente. Secondo me c'è un'altra spiegazione per quella incredibile superficialità, ed è l'imbecillità congenita di Larry Silverstein. Cioè, secondo me, no, secondo la mia risposta è no, il volo 93 non era destinato all'edificio 7, anche perché l'edificio 7 non era assolutamente un target di alcun valore, era un grattacielo qualunque, una caccola nella downtown di Manhattan, ne trovi 25 di quel tipo di edificio, non aveva nessun valore simbolico.
Secondo me Larry Silverstein ha infilato, diciamo di nascosto, anche la distruzione dell'edificio 7, che era suo di proprietà, mentre le Torri Gemelle lui aveva preso il leasing per 99 anni e aveva fatto, sappiamo tutti ormai, l'assicurazione nel caso di distruzione totale per atto terroristico per 7 miliardi per ciascuna torre. Ma il suo vero gioiello iniziale, quello con cui ha iniziato le sue fortune, era l'edificio 7, il quale però aveva una caterva di problemi, perché era inquinante, era obsoleto, ostruiva il traffico di una strada che c'era lì, per cui i cittadini volevano addirittura farlo tirare giù, eccetera. Lui ha pensato bene, ha detto: sai che c'è, già che va giù tutto, tiro giù anche il mio. Così poi dopo, infatti non è un caso che un edificio che gli era costato 400 milioni di dollari si è fatto ridare praticamente subito 800 milioni di dollari per ricostruirlo. L'ha costruito più stretto, che non dava più fastidio a nessuno, ad altissima tecnologia verde, e ha triplicato praticamente il prezzo al metro quadrato per la stessa cubatura di edificio. È stato un affare che ha infilato dentro lui. Purtroppo ha fatto un pasticcio, perché l'ha fatto male, non si è rivolto agli specialisti e ha fatto quella pacchianata che poi hanno visto tutti, per cui lo vedi lontano un miglio che è una demolizione controllata. Questa è la mia spiegazione dell'edificio 7. Allora, poi ce n'era anche un'altra di domande. Siccome sono molto scettico sul fatto che possa esistere qualcuno pronto a farsi esplodere per un mero movente religioso, trova plausibile che almeno uno dei kamikaze fosse stato manipolato per mezzo di tecniche di controllo mentale come MK Ultra? Assolutamente, assolutamente. È la prima cosa che mi viene in mente quando vedi questi qua che agiscono in questo modo. Perché, appunto, avendo studiato l'omicidio di Robert Kennedy, avendo visto cosa hanno fatto con Siran Siran, che è stato letteralmente condizionato, è stato il primo Manchurian candidate della storia moderna che conosciamo, è stato preparato con le tecnologie dell'MK Ultra. Ogni volta che io vedo questa gente che si fa esplodere in questo modo così, non credo alla storiella che siano tutti felici di andare da là a trovare le 72 vergini, perché non sono neanche poi così cretini. Credo molto di più a un tipo di condizionamento psicologico. E poi non è detto, come ha detto anche prima Carpeoro saggiamente, non è detto che sappiano tutti di andare necessariamente a morire. Cioè, magari questo qui c'ha addosso lo zainetto con dentro la bomba, ma magari gli hanno detto: vai lì e porta quella bomba lì e lasciala lì sotto il sedile, poi invece lo fanno esplodere, qualcun altro lo fa esplodere 3 minuti prima. Sto parlando, per esempio, questa è un'ipotesi che avevo fatto per il caso degli attentati di Londra con i 4 ragazzini pakistani. Cioè, secondo me questi, anche per esempio quelli di Boston, i 2 di Boston, erano assolutamente convinti di fare qualcosa per conto dell'FBI. Questo l'abbiamo capito dopo, quando la madre ha rivelato che l'FBI conosceva benissimo i 2 ragazzini, li controllava, li gestiva, e quindi possiamo immaginare che tipo di controllo avessero su di loro. E poi sono rimasti fregati loro stessi, come in fondo è rimasto fregato Oswald con l'omicidio Kennedy, perché Oswald era della CIA ed era lì per prevenire un possibile, gli avevano detto che ci sarebbe stato forse un possibile attentato al presidente e tu dovrai stare lì in zona per evitare e prevenirlo. Quando ha capito che l'avevano fregato, ovviamente era troppo tardi, e 48 ore dopo era morto. Se posso dare un contributo, nella storia dell'Islam non è sostanzialmente, al di là di alcuni casi, mai esistito in maniera così netta il terrorista o comunque il guerriero di Allah che si fa saltare. Tant'è vero che l'amara scoperta che fecero i Templari quando parteciparono alla Seconda Crociata è che la setta degli assassini, cioè la setta più pericolosa dell'Islam, si chiamavano assassini perché utilizzavano un preparato di canapa particolare, molto particolare, con aggiunte di varie altre sostanze, per raggiungere la determinazione al suicidio, che si chiamava shish, e dalla parola shish è derivata la parola assassini. Cioè, queste cose, coloro che sono all'interno di culture massoniche, paramassoniche, eccetera eccetera, le conoscono molto bene, per cui sicuramente avranno inventato dei meccanismi più moderni come l'MK Ultra, ma non cambia niente rispetto al passato. Non ci sono novità consistenti, perché uno si ammazzi
in quella maniera lì, bisogna che non ci stia con la testa. Poi se non ci sta con la testa, certo, dalla nascita è un conto, se invece dalla nascita con la testa ci stava, bisogna fare in modo che non ci stia più. Certo. Infatti tornando, sì, tornando sempre a Siran Siran, alla storia del presunto assassino di Robert Kennedy, lui ha avuto una vita normalissima, era conosciuto come un ragazzo per bene, solito ragazzo della porta accanto, eccetera eccetera, palestinese, però poi sono andati a vedere e nella sua storia hanno trovato che poco prima dell'attentato a Kennedy c'era un buco di 3 settimane, non 3 giorni, 3 settimane, nei quali era sparito. Non ha mai saputo dare spiegazioni di dove fosse stato e nessuno ha mai avuto notizie di lui in quelle 3 settimane. C'è qualcuno che fa presente anche un altro aspetto, ad esempio Mauro che ci scrive: dove sono i filmati delle videocamere di sorveglianza stradale? Possibile che non ce ne fossero? E si associa anche a Ada che dice: perché non ci sono i video di cosa è successo dentro al Bataclan? Io e Simone, che è nostro caro amico, abbiamo analizzato ogni video e ce ne sono solo 3. Uno, i primi spari dentro al locale; 2, quello esterno; 3, uno con immagini nere dove non si vede nulla. Dove sono i video delle telecamere del locale, i video di chi era lì col telefonino? Perché solo una foto interna del locale, quella dove si vede, no, tutti i corpi insanguinati distesi a terra? Sì, sì. Hanno censurato tutto? Se sì, perché? Forse i terroristi erano bianchi della CIA e non medio orientali, non vogliono che noi li vediamo? Questa è un po' una domanda, effettivamente. Nel 2015 non esistono per il momento i video che ritragga l'azione terroristica, oppure esistono e non sono stati, sì, diffusi, che è il contrario, sì, di quello che è diffusi, che è la cosa più sensata, che è il contrario di Charlie Hebdo, dove lì invece era talmente anche un po' goffa, no, quell'azione che abbiamo visto tutti. No, quell'azione, no, io non sono Charlie Hebdo era volutamente goffa. L'azione di Charlie Hebdo era volutamente goffa, e questo per un altro protocollo della CIA, per la quale quando il terrorismo si rivolge contro esponenti dell'informazione, le modalità cambiano. Un conto sono le modalità di un attacco terroristico della gente che è normale, civile, che è un po'. Altro protocollo è quello quando tu devi attaccare la sede di un giornale. E qual era la parte goffa, scusami, nell'attacco al giornale? Beh, c'erano numerose parti goffe, perché innanzitutto la scelta dei personaggi. I personaggi erano scarsamente credibili, come infatti quell'attentato lì è stato sempre a cavallo tra il fanatismo e il terrorismo. È stato sempre difficile collegare quei personaggi a delle centrali operative. Mentre collegare questo attentato a delle centrali operative è elementare. Già la motivazione di quell'attacco fornita è goffa. Vabbè, quella era ridicola. Perché avevano fatto, certo, le vignette su Allah. Cioè, sì, certo, ragazzi, perché tu hai detto a mia madre un giorno di andare via. Allora, sì, sì, quella era ridicola, chiaramente. Sì. No, allora, ma quella, scusa, la motivazione ufficiale... Scusami, però la motivazione ufficiale è sempre goffa comunque, perché dall'11 settembre che ci raccontano che questi ci attaccano perché odiano il nostro modo di vivere e la nostra felicità. Attenzione, quindi, la Francia aveva dichiarato un mese fa che sarebbe andata a bombardare l'ISIS, cioè Olanda aveva dichiarato in una conferenza stampa ufficiale che sarebbe andata a bombardare l'ISIS. Questa può essere una motivazione non credibile, una cosa come vuoi, però non è goffa. No, no, scusa, io mi riferivo alla tesi che dicono che in generale gli islamici, a partire dall'11 settembre, ci bombardano e ci fanno gli attentati perché odiano il nostro modo di vivere, odiano le nostre libertà, no, i nostri valori. Ma qui non hanno, ma questo è quello che ci raccontano, non sto dicendo che è vero, questo, sì, è quello che ci raccontano. Ma no, ma in questo caso qui in realtà è stata costruita in maniera estremamente sofisticata, perché hanno approfittato della conferenza stampa che ha fatto l'anno un mese fa. Qui il motivo è specifico, non è generico. Tant'è vero che c'è stata un'immediata diffusione di comunicati pseudo ISIS che dicevano: la Francia ci ha bombardato a noi e noi abbiamo bombardato lei. Beh, quindi stai dicendo che è giusto, è una vera reazione da parte degli islamici? No, questa? No, ah, non sto dicendo questo. Sto dicendo che la costruzione della motivazione in questo caso è sofisticata e specifica.
Quindi la dichiarazione di Orlando era intenzionalmente suicida, come dire, intenzionalmente autolesionistica. Guarda, io qui nella mente di Orlando, certo gli ha dato la scusa. Allora è scemo, scusa, allora è scemo. Una delle ma due, non lo cioè, so lui... se è scemo o se è una cosa a cui non ha potuto dire no. Non scordiamoci che la Francia nelle ultime operazioni di sconvolgimento internazionale è sempre stata in prima fila. Quando nessuno aveva ancora preso l'iniziativa di andare ad ammazzare Gheddafi, il primo che è andato chi è? Sarkozy. Oh, e quindi, ma quello non è un problema però di conservatori e progressisti francesi. E bisogna vedere nello scacchiere internazionale se ad Hollande è stata fatta, visto che la Francia è in un momento economico molto particolare, visto che la Francia è molto ricattabile in questo momento, perché la Francia dovrebbe essere per la sua situazione economica messa fuori dall'Europa, molto più dell'Italia. Infatti. E allora, siccome è molto ricattabile, io non so chi è che si è presentato da Hollande e gli ha detto fai tu le cose per primo. Ecco allora perché, ecco perché adesso hanno detto ovviamente adesso che abbiamo il terrorismo dobbiamo combatterlo, sforeremo sicuramente il 3%. Guarda combinazione, non so se, hai visto che è stato veloce ad acchiappare l'opportunità per dire ragazzi a sto punto noi non possiamo tutto più risparmiare tutto qua. Allora c'era una Cesare che diceva allora anche la data di Francia-Germania era stata scelta ad hoc? La data della partita? No. Non lo so, ma guarda, a volte noi non dobbiamo esagerare in dietrologia, perché loro se non trovavano questa occasione, un'altra la trovavano. Cioè, non è questo il problema, non è che le fabbricano le occasioni, ce le hanno, possono scegliere, ce le scelgono la migliore, no? Scelgono la migliore possibile. È probabile che la cosa invece è stata fabbricata. A parte che i calendari di queste partite si sanno con un anno e mezzo di anticipo, quindi voglio dire, tu quando ti ritrovi a decidere un'azione hai già la possibilità di fare delle scelte tra possibilità che già si sono concretizzate. Poi è anche probabile che a volte li fabbricano, ma non mi sembra così rilevante per spiegare questo evento, perché l'evento è così nitido nell'applicazione dei protocolli, nel numero degli attacchi, nelle modalità, eccetera, eccetera, che non è che devi fare poi ulteriori salti mortali per capire da dove viene e come funziona. Ah, c'era un'altra. Sì, volevi dire qualcosa, Massimo? No, sentivo. No. Facciamo un ragionamento, cioè, se ho capito bene quello che dice Carpeoro, loro vogliono fare una certa operazione, poi guardano il calendario, loro diciamo il domenica c'era Roland Garros, però domenica era il 15, venerdì c'è la partita, però il 13 scegliamo il 13 perché così andiamo anche a firmare con la nostra data per quelli che capiscono, è questo che dici? Attento Massimo, sai che differenza di pubblico c'è tra il Roland Garros? No, ho fatto un esempio per dire guardi sì, sì, esatto, loro devono scegliere quando si deve scegliere la location di un attacco terroristico. Innanzitutto la prima cosa è il numero delle persone e le modalità dell'affluenza, che sono fondamentali, perché ho capito questo. Cercavo di interpretare il tuo ragionamento, la domanda che è stata posta giustamente da qualcuno che dice ma allora la partita l'hanno messa lì apposta, tu se ho capito bene la tua risposta è no, non è che, ma tra tutte le possibilità che c'erano, una partita venerdì, una di tennis la domenica oppure il concerto di Rolling Stone mercoledì dopo, quella certo, essendo il venerdì 13 hanno scelto quella perché gli veniva bene anche come firma sotto tutti i profili, il codice. Tu certo, immagina che le operazioni di questo tipo hanno un margine temporale di decisione e di preparazione che va da minimo 6 mesi a massimo un anno. Tu non puoi programmare un attacco terroristico di questo tipo con una decorrenza di anticipo, più di un anno, sì, quando lo fai, come non puoi programmare un attacco di questo tipo con meno di 6 mesi. 6 mesi fa, quando probabilmente è stata decisa questa strategia, se sapevano già tutte le date e hanno fatto quadrare tutte quante le loro esigenze.
Leggiamo un'altra domanda. Perché, dice Giovanni, mentre gli attacchi terroristici hanno come bersaglio privilegiato gli ebrei parigini, Hollande afferma che l'ISIS vuole colpire i giovani europei cosmopoliti e tolleranti? Forse l'ISIS vuole alimentare l'antisemitismo facendo ricadere la colpa della guerra sugli ebrei e Hollande vuole giustamente impedirlo? Guarda, anche l'antisemitismo in realtà è una montatura, è una cosa montata, perché in realtà la gente è molto meno antisemita di come si voglia farla sembrare, e anche gli islamici ci sono stati 3 secoli della nostra storia in cui, se gli ebrei hanno salvato la pelle, è perché li hanno nascosti gli islamici. Ed esattamente dal 900 dopo Cristo al 1200-1300 dopo Cristo, perché gli ebrei venivano scacciati, ghettizzati, ma anche uccisi dappertutto, e quando volevano stare assolutamente al riparo andavano nei paesi islamici, perché una delle sure più importanti del Corano è che è vietato e che loro devono rispettare tutti coloro che hanno la religione che ha un libro sacro. E siccome l'Islam ritiene la Bibbia un libro sacro, riteneva gli ebrei un popolo sacro. Tant'è vero che l'Islam ha salvato dall'essere travolte tutta una serie di religioni, il mazdeismo, lo zoroastrismo, perché avevano un libro sacro. E quindi sostanzialmente ci sono state forme di regime islamico nell'Iran che si sono contaminate di zoroastrismo, da cui sono nati i sufi, eccetera eccetera. Una storia molto complicata. La montatura dell'antisemitismo dell'Islam, ma la montatura anche dell'integralismo dell'Islam, che è reale ma è montato, è una montatura che è comoda, è stata comoda, uno, per installare dei regimi che garantissero all'Occidente e soprattutto alle multinazionali e alle industrie che ci fosse una gestione certa del monopolio del petrolio, perché la maggior parte delle risorse petrolifere erano in paesi islamici e bisognava essere certi di questi regimi. E siccome da che mondo in mondo un certo tipo di industria ha sempre scelto un certo tipo di regime, no? Quando l'industria americana ha dovuto fare delle scelte sul Cile, non ha mica scelto Allende, ha scelto Pinochet, no? Cioè, voglio dire, è uguale, qua non c'è un problema di religione o di cultura, è un problema di interessi, fortissimi interessi economici, che però fortunatamente adesso si devono confrontare con brutti momenti, per i quali i regimi che detenevano il petrolio sono nate, ed è nato il cartello del petrolio, che è nato da questo matrimonio tra le 7 sorelle e i regimi dell'Islam, messi al sicuro dal loro integralismo, dalla loro mancanza di democrazia. Perché io, se attingo il 30, il 40, il 50% delle mie risorse energetiche da un paese, non posso immaginare che va a votare il maestro elementare e gli fa cambiare il presidente della Repubblica. Allora, volevo chiedere l'ultima cosa a Massimo, una domanda che ti avevo fatto anche l'anno scorso e che ti rifaccio adesso. Se secondo te le minacce, ovviamente, che arrivano, non si sa da chi, da quale sia poi il vero mittente, anche nei confronti dell'Italia, secondo te, insomma, possono essere realistiche, potrebbe accadere anche da noi, oppure contiamo talmente poco che alla fine non ce n'è bisogno neanche? Ma no, realistico non c'è niente di realistico in questo, perché abbiamo stabilito, almeno io sono della convinzione, che non ci sia una vera matrice islamica all'origine di tutto e che sia tutto eterodiretto. Quindi è realistico, cioè, se stiamo rischiando veramente un attentato, una bomba a Roma, a Milano, da qualche altra parte, questo sicuramente, ma non perché a un certo punto un islamico si sveglia e di colpo ci va. No, intendevo sempre, ovviamente, in base alla logica diciamo dell'eterodirezione. Se c'è una necessità, allora, ecco, che anche l'Italia, ecco, in base a quella logica, secondo me siamo molto meno a rischio di altri, perché una volta tanto la nostra ambiguità
paga. Cioè noi stranamente siamo l'unico paese che è riuscito a votare, a proposito sempre del riconoscimento della Palestina, che è stato un po' il tema cruciale dello scorso anno, è l'unico paese al mondo, credo, che sia riuscito a votare contemporaneamente una risoluzione a favore e una risoluzione contro. Cioè noi, è come quando noi siamo l'unico paese che ha iniziato la guerra mondiale da una parte e l'ha finita dall'altra. Siamo bravissimi in questo, però una volta tanto, secondo me, questa nostra ambiguità ci salva, ripeto, spero, me lo auguro, perché bene o male non ci mettiamo mai di traverso rispetto a certi problemi che sono più grossi di noi, ecco, diciamola così. Massimo, poi ovviamente ti contiamo. Risposto così anche l'anno scorso, no? Perché sono curioso. Se me l'anno scorso la risposta, l'avevi, no, l'avevi escluso. Più o meno hai detto la stessa cosa, dai. Ecco. E poi magari ora stasera ovviamente era doveroso chiamarti qua, visto insomma quello che è accaduto. Però noi poi ci piacerà fare la solita chiacchierata, quella un pochino più come dire, a raggio spettro, quella che facciamo poi un paio di volte tutti gli anni, e quindi insomma nelle prossime settimane, se vorrai, ci risentiremo. Assolutamente. Ho sentito poco Paolo questa sera. Mangia tutta la sera? Sai, lui a quest'ora. sentiamo. Oh. Allora, spiritosetto, mi hai sentito poco perché parlavo sempre io, dice. No, perché cioè, io ci sono tutte le volte, quindi chiaramente è giusto lasciare spazio agli ospiti. Peraltro sia Gianfranco che te ne sapete più di me, perché studiate queste cose più di me, quindi anzi, diciamo, tu le studi, Gianfranco le sa perché è stato inserito in certi giochi per tanti anni della sua vita, e quindi insomma riesce a decrittare tante cose al volo, perché è come se certi eventi parlassero un linguaggio che lui conosce molto bene. Io devo fare molta fatica invece a interpretarlo, insomma. Quindi no, va bene così, insomma. Allora, grazie a Massimo Mazzucco e a prestissimo. Grazie a tutti, un saluto. Ciao Massimo. Ciao. Bene, tra poco sarà con noi Gioele Magaldi e non solo, ci sarà anche la scheda del maestro, che vorrò far ascoltare anche proprio allo stesso Gioele, visto che l'aveva anche intervistato tempo fa. Quindi insomma la nostra notte, il nostro speciale Francia e tutto quello che è annesso e connesso ovviamente prosegue. Quindi tra pochissimo andiamo avanti con Gioele Magaldi.
termina nella notte di Web Radio Network e andiamo avanti con la nostra serata e adesso diamo subito il saluto a Gioele Magaldi che è collegato con noi. Ciao Gioele. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Ben trovato. E allora c'è anche ovviamente Paolo e Gianfranco che ti sentono. E li saluto entrambi con grande affetto. Vediamo se loro sono rimasti ciao, con noi. Gioele. Eccolo. Ciao Gioele. Ciao. Allora, Gioele, io ti do subito la parola per dare anche a te, come abbiamo fatto prima con Massimo Mazzucco, con Gianfranco, che hanno iniziato a fare dei ragionamenti. Ti chiedo anche a te una lettura, una prima lettura di quanto avvenuto in Francia. Abbiamo già letto anche delle la tua intervista, in particolare oggi ad Affari Italiani e non solo. Sì, premetto che io stasera sono molto stanco, pur essendo un anarchico col tempo, e quindi però stasera mi trovate, come dire, al 10%. Io voglio dire, però cercherò di rendere comunque onore ad una trasmissione sempre molto, molto utile e preziosa come questa, insomma, che cerca di fare luce dove si muovono molte opacità. Poi mi fa piacere molto ritrovarmi con persone che stimo e non sempre è così facile. Io ho offerto, devo dire anche con credo con l'amarezza che tanti di noi provano sinceramente, no? Nell'osservare il succedersi degli eventi, mi sono credo limitato per un certo verso a ricordare delle previsioni fatte molto tempo prima. Insomma, le previsioni vanno fatte prima e non dopo, cioè dopo è facile così concionare, piangersi addosso, battersi il petto, tutto quello che sta accadendo, che è accaduto il 7 gennaio scorso con l'attentato alla rivista Charlie Hebdo, quello che è accaduto in questo venerdì 13 novembre di nuovo a Parigi, e poi anche le impudenti prese di posizione di alcuni in Italia e non solo, a proposito di una sorta di Patriot Act italiano o europeo, insomma di l'idea di sacrificare la libertà in nome di una maggiore presunta sicurezza, da parte poi appunto di soggetti che semmai dovrebbero essere in grado di prevenire quello che accade, non di invocare misure emergenziali e liberticide dopo. Insomma, io sono molto disgustato e sono anche disgustato dal fatto che oggi è uscita appunto per esempio la mia intervista su Affari Italiani, ma non mi pare, sono fiducioso, ma non mi pare che finora altri organi mainstream abbiano rilanciato le pur legittime questioni che io ponevo. Affari Italiani possiamo considerarlo parte del mainstream, nel senso che comunque è forse il più gettonato e seguito, la più gettonata e seguita testata online, spesso rilanciata anche da giornali come Libero, Il Giornale e altri, sicuramente consultata da tutti i maggiori testate della carta stampata, da TV, radio, eccetera. Vediamo domani che cosa succede, ma ho come l'impressione che il tipo di analisi che pure insomma avevo fissato in modo molto chiaro nel mio libro, insomma, mi pare che i media siano refrattari, cioè vogliamo porci il problema del chi vi sia a monte di quello che accade, e ribadisco quello che ho scritto, quello che ho detto in questa intervista. Ma vi sembra possibile che dei terroristi si muovano indisturbati nelle vicinanze di uno stadio dove c'è il Presidente della Repubblica francese, o che si muovano indisturbati presso un locale che è stato già attenzionato da possibili attentati? Vi erano delle informative precise anche dei servizi segreti di altri paesi
ai servizi di sicurezza e di intelligence francesi. È possibile, insomma, che accada tutto questo impunemente? Io credo di no. Cioè, chiunque conosca come possono funzionare i servizi di intelligence di un determinato paese importante come la Francia risponderà di no, che queste cose accadono in Francia come altrove solo se si aprono delle falle. E allora, insomma, smettiamola con questa, con questo teatrino, con questo questa miserabile commedia tragica, no? Forse è venuto il momento di essere un po' più indignati, non solo per quello che accade, ma anche per come viene raccontato. Che cos'è l'ISIS, secondo te? Ma io l'ho spiegato, insomma, in modo molto chiaro e netto nelle pagine del primo volume di Massoni. L'ISIS è una creatura di una superloggia, è una superloggia precisa che si chiama Torpent Alpha, è una costruzione dove il simbolismo anche del nome ha molta importanza, ma come del resto il simbolismo caratterizza questa giornata terribile, perché venerdì 13 è una data famigerata, il 13 ottobre del 1307 in Francia il re Filippo il Bello disponeva l'ordine di arresto per i Templari. Questa data entra a far parte dell'immaginario collettivo nei secoli, dell'immaginario collettivo degli esoteristi, dei massoni, ma anche, vorrei dire così, della collettività profana, tanto che c'è una tradizione filmografica su questo. Ora, che proprio in Francia si svolga in una data del genere un attentato così, non può evidentemente essere un caso, ma questo è solo un indizio. Voglio dire, io ho spiegato un anno fa con nomi e cognomi che vi sono soggetti non ascrivibili a nessuna nazione, perché poi le cicale complottiste parlano sempre di Stati Uniti, la CIA, non so chi altro. No, qui abbiamo a che fare evidentemente con reti sovranazionali, da me definite in modo chiaro, parlo di circuiti massonici controiniziatici sovranazionali a vocazione neoaristocratica. L'ISIS è un grande romanzo, un grande fumettone hollywoodiano, dove siamo stati deliziati di decapitazioni e di performance scenografiche, insomma, tragicomiche, tragiche perché evidentemente vedere le persone sgozzate, vedere le azioni efferate di costoro è tragico, è terribile. Comico perché, insomma, c'è evidentemente uno studio davvero molto molto curato, insomma, che fa capire anche la progettazione, no? E quindi si è per mesi si è instillato il terrore, ma badate bene, la cosa è anche comica perché noi sappiamo benissimo che un intervento militare poderoso delle democrazie occidentali in pochi giorni raderebbe al suolo le milizie dell'ISIS e potrebbe, come dire, riportare la normalità, quantomeno nel controllo del territorio, nel luogo dove oggi governa il califfato. Quello che io ho messo naturalmente in luce nell'intervista che ho rilasciato oggi, ma forse anche in altre occasioni, è che a mio parere occorre uscire dall'alternativa tra il non fare nulla in nome di un pacifismo, di una non belligeranza a tutti i costi, pronunciata non si sa bene perché, e l'idea di andare a fare l'intervento militare purché sia. Noi abbiamo bisogno, per il Medio Oriente in generale e per quei territori oggi governati da questi mascalzoni dell'ISIS, ovviamente eterodiretti da manine che stanno al calduccio altrove, abbiamo bisogno di un progetto che dopo l'intervento militare crei infrastrutture materiali e immateriali per dare a quelle popolazioni martoriate
possibilità economiche e appunto vera, diciamo, un vero orizzonte democratico, laico, liberale, parlamentarizzato, infrastrutture sociali e culturali e pedagogiche. Cioè oggi, pur nel suo modo, come al solito, molto modesto e molto così etereo, il presidente del Consiglio Renzi ha detto una cosa anche giusta alla fine, cioè che c'è un problema anche educativo. Cioè lui l'ha detto in una sua, così, in un suo riscontro banale alla questione, che non tiene conto dei mille fattori, che... ma insomma ha posto il problema. Noi non possiamo pensare di vincere una battaglia che è anche di cultura e di civiltà senza immaginare infrastrutture educative. Cioè se l'alternativa è tra il non far nulla e l'agire in modo feroce e brutale, come è stato fatto nei primi anni 2000, quando si cianciava di esportare la democrazia, ma si è esportato soltanto il lucro, l'interesse politico-economico, geopolitico, di alcuni gruppi privati che si sono serviti di alcuni governi nazionali per fare appunto devastazioni belliche a fronte di inesistenti armi di distruzione di massa e di altri pretesti. Ecco, noi dobbiamo, credo, uscire da questa, da questi modi, che sono poi i modi raccontati dal mainstream mediatico. Cioè io ho sentito in queste ore la caccia all'artificiere, la caccia all'amico, al cugino, al fiancheggiatore di quello. Cioè si cerca i fiancheggiatori della manovalanza e non si pone il problema politico di chi agita e perché, e nessuno ancora ha risposto su come sia possibile, lo dicevo prima, che vi siano delle falle così grosse senza una connivenza, delle falle nella sicurezza senza una connivenza dei servizi di intelligence. Allora, come al solito, o noi andiamo alle cause vere dei fenomeni e poi proponiamo soluzioni lungimiranti. Quando io parlo di costruire la democrazia liberale e laica in quei paesi, esprimo un concetto diverso da quello di esportare la democrazia in modo muscolare e anche, se vogliamo, un po' etnocentrico. Cioè, qui si tratta di coinvolgere le popolazioni che sono spesso popolazioni martoriate dalle proprie oligarchie locali, no? Si tratta di innestare un processo per cui si possa essere ci possa essere riconoscenza. Cioè è come in fondo la situazione europea, no? Dove c'è un massacro sociale e economico in corso, beh, rende evidentemente il popolo sfiduciato verso i propri governanti. Così l'esperienza dell'amministrazione occidentale di alcuni territori dopo le guerre degli anni passati in Medio Oriente è un'esperienza di grande discredito. Gli Stati Uniti, che hanno avuto meritatamente, insomma, un grande credito internazionale nel secondo dopoguerra, beh, hanno dilapidato questo credito con le scellerate guerre di Bush and Company, guerre che però, a leggere il mio libro, hanno una matrice precisa. Allora, insomma, tutto questo lungo discorso che ho fatto sin qui è per dire che noi dobbiamo probabilmente cambiare il modo di leggere l'attualità e iniziare anche un po' a riscrivere la storia di questi anni. Io ho iniziato questo tentativo di offrire nuove lenti interpretative con il libro Massoni, proseguirò con altri libri, proseguiremo noi del Movimento Roosevelt non soltanto a offrire chiavi di lettura, ma anche delle prese di posizioni politiche. Io trovo molto grave, noi oggi l'abbiamo detto, sia come Grande Oriente Democratico, sia come Movimento Roosevelt, abbiamo chiesto le dimissioni immediate di Franco Roberti, attuale procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale ha avuto l'impudenza di immaginare appunto una
diminuzione, contrazione della libertà in nome della sicurezza. E abbiamo, io ho citato nella mia intervista quello che diceva il massone progressista Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, la prima democrazia costituzionale al mondo, e cioè che appunto chi rinuncia alla libertà per briciole presunte di sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Questo è il punto. Il Patriot Act è stato negli Stati Uniti una profonda violazione dei principi costituzionali grandiosi che hanno dato origine agli Stati Uniti, e una violazione di quei landmarks di libertà e democrazia di cui giustamente l'Occidente può andar fiero. Pensare invece che di eliminare del tutto le norme del Patriot Act ancora in funzione negli Stati Uniti, addirittura di portarlo in Europa sfruttando, diciamo, così l'emotività generale, lo trovo veramente disdicevole. E quindi credo che l'attuale procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se non ha chiari i principi dello Stato di diritto e della democrazia liberale, debba assolutamente dimettersi, perché non è da questo tipo di personaggi che noi possiamo essere garantiti né nella nostra sicurezza né nella nostra libertà. Gioele, abbiamo un po' di domande. Intanto un ascoltatore ci chiede che cosa volevi dire sempre in questa intervista a Affari Italiani, che tra parentesi ho visto poi i commenti delle persone comuni, ci sono 3 commenti in fondo, insomma, che purtroppo sono lo specchio anche della società, no? Di fronte a un'intervista così articolata che, insomma, dice delle cose assolutamente profonde, dà una lettura così appunto particolare, e poi insomma tutto liquidato con frasi che lascio nel tempo che trovo. Ma volevo chiederti, questo ascoltatore, cosa volevi dire quando hai parlato di un segnale preciso di natura inframassonica per la strage di venerdì scorso, perché tu dici: no, spiegherò in seguito di che segnale si tratta e perché, a lume delle notizie riservate che mi sono pervenute, sia stato scelto ugualmente l'autunno per questo attentato, ma non il mese di ottobre bensì quello di novembre. Ecco, io se stamane ho detto questo, mi duole dirlo, ma lo ripeto anche stasera, questo tipo di analisi richiede il tempo e lo spazio, evidentemente, di una narrazione più lunga e articolata. Io nel libro Massoni ho spiegato in modo rigoroso perché si chiama ISIS questo diciamo così reticolato di forze poi tradotte in un sedicente stato califfato, e spiegare esattamente la natura il perché della simbologia scelta, il perché della temporalità, richiede, credo, insomma, uno spazio e un tempo che non è quello di stasera, ma per la ragione che, come dire, la parola scritta e sedimentata su questi temi è più efficace, e dopo conviene parlarne. Quindi io ribadisco quello che, se no, l'avrei detto oggi nell'intervista. In questa sede voglio dirlo, sappiatelo, c'è un profondo significato nella data scelta, c'è un messaggio che viene dato, perché tutto quello che è accaduto è anche parte di una dialettica in corso, evidentemente, tra forze massoniche reazionarie, finanziatrici e direttrici dell'ISIS, e forze massoniche progressiste in corso di riorganizzazione. Io mi sono permesso, a nome anche di tanti amici fraterni, di dire però una cosa, visto che si inizia a temere che avvengano altrove, in altre grandi città europee, cose terribili come quelle dello scorso venerdì, e cioè che, insomma, come dire, queste cose erano prevedibili e non è mai poi chiaro quando accadano, non sarebbero dovute accadere, cioè lo ridico, in condizioni normali di efficienza dei servizi di intelligence era impossibile
che quattro straccioni riuscissero a fare quello che hanno fatto, perché la manovalanza, certo sono persone più o meno addestrate, ma poi non possono competere a livello di coloro che dovrebbero controllarli, quindi qualcuno gli ha consentito di farlo. Però non è che va sempre così bene, insomma, ci sono contesti in cui diventa anche difficile per servitori infedeli dello Stato operare. Io mi sono permesso di dire che a questo punto le persone per bene, che magari hanno una qualche serie di rapporto anche con chi è addetto alla nostra sicurezza, parlo di forze di polizia e parlo di forze di intelligence, vigilerà perché queste cose siano sempre più difficili. Insomma, qui bisogna che ci mettiamo d'accordo, visto che i governanti fanno i finti tonti. Addirittura in questo ho trovato molto efficace l'ironia di Marco Travaglio in queste ore rispetto a Hollande, che invoca cambiamenti costituzionali. Insomma, qui la risposta non può essere né quella del procuratore nazionale antimafia italiano sulla rinuncia alla libertà per la sicurezza, né quella di cambio della Costituzione. Qui c'è semplicemente il problema di rispondere sul campo di una gestione della sicurezza del territorio, che, ripeto, chiunque è addetto ai lavori di queste cose sa che è impossibile che accadano episodi del genere se tutto funziona in modo appena appena sufficiente. Queste cose vanno dette, vanno veicolate, vanno spiegate, altrimenti noi pensiamo che siamo tutti esposti, che tutto è, per così dire, così un problema del caso, che non sappiamo cosa succede. No, se qualcosa succede è perché qualcuno non ha vigilato, non ha fatto il suo dovere, e ovviamente questo volontariamente. E appunto, quindi il mio è un atto d'accusa chiaro, netto. Adesso naturalmente poi sarà mia cura, io sono abituato a fare nomi e cognomi, quindi aspetto di sentire anche un po' di amici che sono più addentro alle cose francesi e parigine, dopodiché sarà mia cura, lo dico, lo annuncio qui, fare nomi e cognomi dei possibili responsabili, diciamo, interni, cioè di coloro che non hanno vigilato sulla sicurezza che doveva esserci nella città di Parigi in quel contesto. La cosa che volevo capire è questo califfato, comunque voglio dire, ci sono, e lo accennava anche prima Carpero, cioè qualcuno comunque viene fatto credere, ad esempio, che se veramente è un kamikaze, di dare la vita per un ideale che a lui deve sembrare credibile, ma che ovviamente non è l'ideale di chi lo manovra. Cioè, ti chiedo se c'è davvero, come ci viene in qualche modo veicolato, una parte di Islam fa veramente, ecco, di una guerra di questo tipo la finalità della sua vita, o secondo te non esiste proprio? No, ma questo è un vecchio sistema, cioè esistono evidentemente coloro che elaborano delle strategie e che hanno una visione cinica, no, e distaccata delle pedine da utilizzare, si muovono su una scacchiera con distacco. Poi, come al solito, ci sono quelli che vengono indottrinati seriamente, cioè ci sono persone che vengono indottrinate e sono disposte a farsi saltare in aria, perché il lavoro di lavaggio del cervello, di manipolazione, di indottrinamento fa presa su determinati menti, no? E quindi c'è questa manodopera. Spesso non è detto che nemmeno che sia manodopera poco qualificata, possono essere anche persone che hanno una loro cifra socioculturale, ma che sono utilizzate per una debolezza di carattere, di fondo, per queste cose. Poi ci sono una serie di complicità, è un po', insomma, come la complicità dei media nel non andare a cercare le risposte giuste. C'è chi lo fa in malafede, no? C'è chi si censura, c'è chi censura o si autocensura nel non trattare in un certo modo la ricostruzione di certi eventi, e lo fa in buona fede, lo fa perché ha paura di mettersi contro magari l'editore o contro il direttore o contro il caporedattore o contro una certa linea conformistica, e c'è chi invece è
pienamente consapevole. Insomma, c'è una gerarchia di livelli di consapevolezze e c'è anche una gerarchia di livelli di codardia. Purtroppo l'anticonformismo, il coraggio, l'idea, anche la deontologia professionale, tanto, ripeto, nei servizi di intelligence e di sicurezza, quanto nel campo fondamentale dei media, e spesso i due livelli si intrecciano, ecco, non è moneta così diffusa, ma è normale, insomma, purtroppo, insomma, come sempre in tutte le cose, la qualità è sempre minore della quantità, in proporzione. Io spero solo una cosa, che si crei sempre di più, anche al di là della narrazione ufficiale sui fatti, che è una narrazione stucchevole e sempre più incredibile nella sua voluta ingenuità, ecco, si crei una rete orizzontale di passaparola tra le persone, di indignazione, di desiderio di vedere oltre i veli, che alla fine diventi così potente da travolgere, no, e imporsi anche ai manichini che appunto riempiono i telegiornali raccontandoci del fatto che la polizia è sulle tracce del cugino dell'attentatore che stava in Belgio, dove hanno trovato l'artificiere, l'appartamento, la cosa, insomma, una narrazione da soap opera, no? Dove il tentativo non è quello di andare in termini verticali, no, a capire perché e chi sta facendo cosa, sta immaginando cosa, quali effetti vuole conseguire, ma tutto si riduce a cercare, insomma, una rete di poveri disgraziati, i quali sono stati poi gli esecutori, fondamentalmente. Ho sentito addirittura parlare qualche giornalista del non so, dell'artificiere come della mente dell'attentato. Insomma, siamo veramente al ridicolo. Ma questo ridicolo stranamente non suscita l'indignazione delle migliori penne nostrane, né di tanti editorialisti di solito così pensosi, no? E questo, insomma, fa riflettere. Io sono francamente non sorpreso, perché queste modalità, insomma, le conosco bene, ma è la loro pervasività, cioè c'è una diffusione di conformismo e di banalizzazione di tutto ciò che accade, che è davvero sempre, insomma, fonte di meraviglia. Allora, domanda che poi possiamo estendere ovviamente anche a Gianfranco e Paolo: chi si contrappone, se c'è, a questi folli che progettano attentati e guerre per portare avanti agende di potere? Da 14 anni sembra che abbiano carta bianca. C'è qualcuno che ha modo di contrastarli con un deterrente efficace senza ricorrere alla guerra totale? Non so se Gianfranco. Ci sei, Gianfranco? Aspetta, che forse. Sì, io ti sento forse. Allora, io dalla guerra totale non ci credo proprio. Non ci credo per niente. Io non lo sento, però. Sì, lo senti adesso? Prova, Gianfranco. Dico, io nella guerra totale non ci credo proprio. Nel senso che qui non è un problema di guerra totale. È un problema di stabilire e ristabilire le modalità per una civiltà e una cultura che progetti il progresso, che progetti nuovamente l'andare avanti di tutti noi in una maniera diversa. Qua il problema è che sono in ballo solo e soltanto degli interessi, un certo predominio di determinate cerchie che se lo vogliono garantire a tutti i costi, e costi quel che costi. Però nella guerra totale non ci credo, tant'è vero che in fin dei conti poi dopo, quando chi governa questi eventi ritiene di aver messo i puntini sulle i, magari si ferma, fa delle altre valutazioni, fa delle altre cose, proprio perché l'interesse non è la guerra totale, gli interessi sono altri, ci sono degli interessi da tutelare, da rafforzare, da far vedere che sono molto stabili e molto
molto intoccabili, e in base a questi interessi, con i tempi, i modi dovuti, vengono progettate queste cose. Allora, non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa. Paolo? Ma a me interessa molto adesso la risposta di Gioele, in realtà, questa più che la mia. Io ho una visione forse un po' pessimistica, per cui non ci si può contrapporre purtroppo a certi giochi di potere. L'unica contrapposizione è individuale, sta nel non cadere in questi giochi e nel cercare di centrare, posso dire un termine un po' sintetico, se stessi, centrare se stessi indipendentemente da tutto ciò che avviene all'esterno, perché finché la soluzione si cercherà all'esterno, purtroppo credo che non se ne esca. Però lascio la parola a Gioele, perché appunto voglio sentire che cosa dice. Sì, no, io voglio essere chiaro, cioè e mi ripeterò socraticamente. Ci sono due livelli importanti da tenere presenti. Un livello è quello costante e tenace, nonostante quel muro, quella censura, quella mistificazione, quella manipolazione quotidiana che prima denunciavo ad opera dei media mainstream, salvo qualche piccola eccezione ogni tanto, e quindi bisogna tenere duro nell'offrire una narrazione invece meno banalizzante, più sagace, più profonda. E questo è un dato. Poi occorre, è inutile che ci giriamo attorno, occorre una risposta politica, cioè nel momento in cui a governarci non fossero più dei personaggi asserviti o asservibili a chi ha il pallino e la possibilità di produrre questi eventi, beh, vi sarebbe l'inizio di una riscossa, no? Cioè la risposta è sempre fin tanto che durano le leggi della democrazia, anche solo formale, la risposta è nel rivendicare alle istituzioni democratiche la primazia, e quindi anche la capacità di come dire, contrapporsi a un certo modo di gestire le cose a livello sovranazionale. Se tu hai una rete di governi ispirati da principi efficacemente democratici, beh, questa rete di governi in contatto col proprio popolo sovrano potranno contrapporsi a quelli che sono ormai reti di poteri privati, apolidi, no? Indifferenti al volere e all'interesse collettivo dei popoli sovrani, e che fanno il bello e il cattivo tempo muovendo le loro pedine. Allora, questo vuol dire che non si può, io capisco il pessimismo della ragione di Paolo, ma bisogna pure appunto rimboccarsi le maniche e mettersi in un lungo cammino per il deserto, no? Dove piano piano si possa andare a bussare casa per casa, coscienza per coscienza, sapendo di partire svantaggiati, sapendo di dover fare un lavoro faticosissimo, ma si possa, come dire, puntare al consenso democratico per contrapporsi a questo. Questo è uno dei lavori. Poi c'è un lavoro di cui ho parlato, ma anche quello è un lavoro che non è che si costruisce in un giorno. Cioè, se si ha a mente la narrazione del primo volume di Massoni, è evidente che da 50 anni, da 50 anni circa, da mezzo secolo circa, c'è stata una ascesa di gruppi massonici neoaristocratici, i quali si sono insediati e a livello di pensiero economico e a livello anche di come dire, controllo mediatico e a livello di molte altre leve, si sono insediati negli scranni più elevati del potere globale. La massoneria progressista, la quale aveva avuto fino a appunto agli anni 60 invece una sua egemonia storica,
ha dormito, si è addormentata, si è distratta, è stata subalterna. Adesso, come dire, si stanno risvegliando delle coscienze, delle forze, ci vorrà tempo, non... però tutta l'analisi sulla lentezza, sulla faticosità, non deve essere, secondo me, un invito poi al pessimismo, no? Cioè, qui c'è da rimboccarsi le maniche tutti, massoni, avanguardie massoniche progressiste desiderose di rinverdire, come dire, le glorie passate, e cittadini desiderosi di invece di meritarsi, no, lo status appunto di popolo sovrano e non di suddito, di popolo bue, perché questo è il punto, no? Se i cittadini si limitano a mugugnare, io questa cosa, anche qui mi ripeto, la dico ogni volta che mi trovo a presentare il movimento Roosevelt o il libro Massoni, no? Guardo negli occhi i miei interlocutori seduti lì che ascoltano e cerco di scuoterli, cioè dire: cari amici che siete venuti qui, che magari siete venuti perché cercavate in questo libro le chiavi per spiegarvi i vostri malesseri, le vostre fobie, i vostri scoramenti, una volta che avete bevuto fino in fondo il calice amaro, no? Quindi avete levato i veli, beh, ma che fate? Continuate a lamentarvi, a mugugnare, a dormire? Forse è il caso di svegliarsi. Io voglio ripetere, lo dico e lo dirò finché avrò voce, c'è una proposta politica molto importante e lungimirante che andrà irrobustendosi inesorabilmente nel corso del tempo, che è quella del movimento Roosevelt, fondato il 21 marzo del 2015, quindi da pochissimi mesi, da una serie di davvero di avanguardisti di diverse ascendenze culturali, spirituali, intellettuali, civili, associative, e il movimento Roosevelt vuole essere un luogo di raccordo, no, tra appunto tutti coloro che, pur provenendo da esperienze diverse, hanno fiducia nei valori, come dire, della democrazia, della libertà, nei diritti universali dell'uomo e del cittadino, e però sì, oltre ad avere fiducia, oltre a esprimere gradimenti intellettuali, hanno voglia di rimboccarsi le maniche e di agire, no? E allora, adesso lo si può fare con il movimento Roosevelt, lo si può fare con altri partiti, lo si può fare all'interno di qualunque struttura associativa. Il problema è che il cittadino non sia una sorta di piagnone, no, scosso, pronto a commuoversi, a farsi cadere la lacrimuccia ogni volta che accade qualche tragedia, ogni volta che capita a lui o a qualche amico di perdere il lavoro, ogni volta che gli sembra che il potere sia sempre altrove, di non avere più nessun controllo. Ecco, invece di sprofondare nella depressione, nello scoramento, nel pessimismo antropologico, beh, questo cittadino farebbe bene, no, a alzarsi, no, mettersi la schiena dritta, impugnare, diciamo, un'arma pacifica del combattimento democratico pacifico e cercare di rivendicare la sua sovranità pro quota. Altrimenti il rischio è che effettivamente abbiano ragione, no, coloro che tutti i giorni manipolano queste masse, no? Poi queste masse spesso di gente anche che non vuol sapere, non vuol capire, perché gli sembra sempre troppo incredibile, no? Magari la narrazione di chi gli offre uno sguardo oltre i veli. Purtroppo, per fortuna, la realtà spesso ha più fantasia dell'immaginazione narrativa di alcuni scrittori o di alcuni complottisti, perché il problema è che, anzi, la realtà è complicata, più complicata, no, delle paranoia riduzioniste dei complottisti, che poi alla fine sono spesso racconti beceri di come funziona il potere, sono racconti paranoidi. Ecco, invece c'è una raffinatezza nelle reti di potere, anche maligne, che imperversano quando accadono cose come la strage di Parigi del 13 novembre. Insomma, io voglio dire, armiamoci di lenti per capire, ma anche di voglia di combattere.
Ecco, la voglia di combattere non deve venir meno. Non si può pensare di evitare, come dire, la deriva tecnocratica, antidemocratica che è sotto gli occhi di tutti in Europa e in Occidente, oppure addirittura il puntello più feroce a questa deriva, che è rappresentato da questo terrorismo infinito, ma anche molto becero. Perché io vorrei ricordare che questa storia del terrorismo come pericolo che ci sovrasta tutti è una storia che si era tentato di implementare anche dopo l'11 settembre del 2001, ma era una storia che si era sgonfiata. Cioè, dopo qualche anno non ci credeva più nessuno a questa idea che fossimo tutti quanti sotto lo schiaffo di quattro straccioni, perché questo sono, cioè, la manovalanza, no, che compie queste cose, tutte le milizie dell'ISIS messe insieme, tutti i gruppi integralisti messi insieme, Al-Qaeda, ISIS, i vari gruppi in franchising, sono quattro straccioni, va bene, che se fossero davvero isolati finanziariamente, militarmente, eccetera, in 4 e 48 sarebbero spazzati via. Allora, è evidente che, e quindi dopo qualche anno era venuta, era caduta questa illusione, era caduta, e con le pernacchie che avevano accompagnato anche il secondo mandato poi di George W. Bush, no? E di tutto il clan appunto di massoni neo-aristocratici e controiniziati che come dire, si servivano pro tempore dell'amministrazione statunitense di allora. Tutto era venuto meno, e noi però erano rimaste le leggi liberticide. Ecco, adesso è ritornato di moda con l'ISIS, no? È ritornato questo grande romanzo, e arriva a colpirci, e quindi tutti quanti dobbiamo, questa è la proposta narrativa, dobbiamo cagarci sotto. C'era un bel film di Mario Monicelli, La Tosca, insomma l'opera La Tosca, messa in film, in cui c'era il ritornello, tremati va addosso, cacate lo stesso, cacate va addosso, tremate lo stesso. Ecco, questa è la proposta, no? Cacatevi addosso, tremate e cacatevi addosso. E invece non dobbiamo cacarci addosso, dobbiamo reagire in modo forte e dignitoso. Allora, c'è Emanuele che dice: meno male che Gioele era al 10% stasera. Allora, c'era un'altra domanda, ti chiedo di essere breve, così poi, visto che appunto hai detto giustamente anche che forse eri un po' stanco, ti congediamo. Allora, intanto c'è Emilio, dice: domanda per il presidente Magaldi. Quanto reali sono da considerare i rischi per una terza guerra mondiale vecchio stile estesa fino alle nostre città? Quanto può ritenersi credibile un'eventuale guerra nucleare fin dentro i confini europei? Allora, non c'è nessuna credibilità, non esiste nessun orizzonte di terza guerra mondiale, sono tutte ipotesi destituite di ogni fondamento, non interessano a nessuno, non servono gli scopi di coloro che sono i mandanti di queste stragi. Sulla Russia invece c'è ad esempio un ascoltatore che ci dice: ma non è che più che i servizi segreti americani sono quelli russi ad aver organizzato tutto al fine di avere l'appoggio che cercavano, o comunque per essere visti finalmente come buoni e salvatori? Allora, premesso che io ovviamente, io l'ho spiegato 100 volte e lo rispiego, la soggettività storica efficacemente operante non è delle nazioni e nemmeno dei servizi segreti di determinate nazioni. Ci sono, ripeto, gruppi di potere sovranazionali, gruppi massonici che possono essere progressisti o possono essere neoaristocratici, i quali operano su base sovranazionale e cosmopolita o apolide nell'accezione negativa, e quindi gli stessi servizi segreti spesso, no, non sono corpi unitari all'interno addirittura di singole agenzie. Ci sono gruppi che fanno giochi contrapposti. Cioè, parlare di servizi segreti bisogna farlo con un minimo di competenza. È un mondo complicato, no? Dove all'interno di una singola agenzia, tra le tantissime che operano, magari ci sono connivenze di alcuni con agenzie o con agenti
di paesi apparentemente avversari, ma tutti quanti magari dei gruppi, no? Quindi trasversalmente insediati in servizi di paesi antagonisti che in realtà rispondono magari unitariamente a qualche gruppo sovranazionale che non ha nulla a che fare con quei paesi. Quindi mi spiego meglio, ci può stare che magari agenti russi, americani, francesi e inglesi si trovino tutti d'accordo per fare qualcosa che non risponde agli interessi o agli input dei propri governi, ma risponde a logiche private dettate secondo principi, come dire, spesso occulti all'opinione pubblica. E allora il problema non è mai contrapporre russi, americani, inglesi, francesi, ma capire quali sono le logiche che sottendono a determinate operazioni e sapere che il mondo dei servizi è un mondo di logiche trasversali e di tripli e quattrupli giochi spesso. E qualcuno chiede di specificare se il Giubileo può essere un periodo a rischio per l'Italia. Ma allora, io lo dicevo oggi nell'intervista, siccome io a Roma insomma conosco un sacco di gente e anche tanti miei amici conoscono tanta gente, su Roma daremo un'occhiata più da vicino a quello che accadrà, insomma, e credo anche un'altra cosa, che se tutto funziona come deve funzionare, io non credo che il Giubileo possa essere l'occasione vera degli attentati, perché le misure, i piani di sicurezza sono, in teoria dovrebbero essere efficaci. È il discorso di prima, se poi però ci sta qualcuno che cerca proprietariamente di creare delle falle, allora bisogna essere tanto abili a prevenire queste falle. E di certo trovo un po' stonato, ho letto distrattamente, voglio vedere meglio, alcune dichiarazioni sul fatto che l'Italia non sarebbe preparata a prevenire, dichiarazioni fatte insomma da personaggi vari, da personaggi pubblici vari. L'Italia non sarebbe preparata a prevenire. Io vorrei dire che i servizi segreti italiani, per esempio, sono tra i migliori al mondo, volendo. Noi abbiamo esperienza storica di deviazioni, di infedeltà, di opacità, no? Ma questo accade, come dire, in tutti i governi, in tutti i parlamenti e in tutti i servizi di intelligence. Accade, diciamo, presso l'umanità intera, in tutte le categorie umane. Ma i servizi italiani di per sé hanno storicamente delle qualità enormi, quindi io sono sicuro che se funzioneranno al meglio non ci saranno rischi per il Giubileo. Allora, c'era, non so se Gianfranco, sentivo che voleva intervenire. No, è che vi ho perso, ah. Non ho sentito nulla della risposta di Gioele. Ah, va bene, va bene. Comunque, solo segnalare questo. Sì, 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 benissimo. Allora, a questo punto io, Gioele, ti saluto e ti ringrazio molto di essere stato con noi. E... grazie a te, grazie a voi. E allora ci sentiamo prestissimo. D'accordo. Grazie. Allora, buona serata. Grazie. Buonanotte. Saluto Paolo con grande affetto e anche Gianfranco con grande affetto e spero di rivederli entrambi presto, magari a commentare cose un po' più felici. Perfetto, grazie. Ciao, grazie. Gioele, anche se non ti sento più. Ti salutano. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie a Gioele Magaldi. E allora tra pochissimo, faremo altri interventi. Non so se Gianfranco rimane con noi o anche lui vuole andare verso luoghi più felici. Come vuoi tu, non ho problemi. Dai, un altro pochino ti teniamo qua con noi. E... pronto? Sì, mi senti Gianfranco? Pronto? Io ti sento. Pronto? No, io ti sento sempre. Allora, pronto? Io ti sento, lui non ci sente. Vediamo di risolvere un attimo questa questione. E adesso, un attimo, facciamo una pausa che è necessaria per ristabilire un attimo forse qualche problema di connessione. Tra pochissimo, andiamo avanti.
Bella davvero questa rivisitazione, Bang Bang, The Ukulele Orchestra of Great Britain, in nostra compagnia alle 00:20, mezz'ora. Siamo stati interrotti in diretta da un ormai consueto, dobbiamo dire, quasi a quest'ora, blackout, ma grazie al nostro, come sempre, Pasquale Auletta, che vigila, anche lui vigila, così come Gioele Magaldi. Per chi non l'ha sentito prima, la domanda sul Giubileo, ha detto, perché noi abbiamo ovviamente continuato a registrare, quindi poi nel podcast troverete anche questi ultimi 5 minuti che insomma ci siamo persi un attimo, e diceva che insomma lui a Roma conosce molte persone, che quindi insomma avrà modo di vigilare su quello che insomma, su quello che potrebbe anche sentir dire. C'è anche un'email che qualcuno che vuole parlare con lui di una cosa anche molto delicata, e adesso gliela sicuramente poi gliela gireremo. Mi rivolgo all'ascoltatore che ci ha mandato questa richiesta importante come oggetto, sicuramente la gireremo a Gioele, che è una vicenda che, di cui ci parli, molto delicata. Allora, mentre vorrei verificare se Gianfranco Carpeoro mi sente, perché anche mi senti, Gianfranco? Io ti sento intermittente. Intermittenza, va bene. E adesso c'è anche un effetto eco. Adesso c'è anche un effetto eco, bene. Non ci facciamo mancare nulla. E vado a salutare, perché volevo sentire anche il parere. Ricorderete, la scorsa settimana è intervenuto nella nostra trasmissione come primo ospite Giulio Perrotta, e so che anche lui voleva dire qualcosa inerente proprio a questa tematica. Quindi intanto lo saluto. Ciao Giulio. Salve Fabio. Bene, ben trovato. Allora, ti do la parola, e ecco, se ci puoi dire in breve insomma il tuo punto di vista. Sì, assolutamente. Io penso che tutta l'intera storia vada studiata in 5 punti. Il primo punto fondamentale è che tutto il mondo arabo è stato ed è assolutamente strumentalizzato. Innanzitutto non stiamo parlando di nessuna religione, è esclusivamente una scusa, un pretesto che si usa, quello appunto di un fondamentalismo islamico, che in qualche modo spinge verso l'odio verso il mondo occidentale. Quindi il primo punto che va assolutamente sfatato è che c'è il mondo arabo che odia il mondo occidentale. È vero sì che moltissime culture sono in qualche modo fomentate, è verissimo che ci sono moltissimi indirizzi fanatici e fondamentalisti, però sicuramente non è una questione di religione. Quello è assolutamente il pretesto che maschera, che nasconde le vere intenzioni del nuovo ordine. Questo è un termine che ho già detto più volte, nuovo ordine mondiale. Il secondo punto è proprio questo. È sempre più chiaro che dietro c'è un disegno che appartiene a un mondo occulto, gli illuminati, che assolutamente si muovono nell'ombra e che attraverso giochi che sono principalmente economici e poi successivamente giochi sensibili mirano ad un controllo globale. Sicuramente quello che si è assistito in Francia è esclusivamente il mezzo per arrivare a ottenere il dominio e il predominio sulla Siria. La Siria, che è localmente e geograficamente messa in un punto nel quale si incontra Oriente ed Occidente, ed è il passaggio per il petrolio, altrimenti il giro sarebbe sull'Arabia, salendo su e poi sull'Egitto. Sicuramente è molto, ma molto più facile andare alla conquista di una terra già di per sé abbastanza, come dire, insomma, massacrata, ed è molto, ma molto più facile inneggiare un odio verso un popolo che già è stato più volte in qualche modo ucciso dall'interno. Il secondo punto quindi è che stiamo assistendo a una continuazione di quella che secondo me è la vera e propria terza guerra mondiale. Allora, non è vero e non è assolutamente vero che non è in atto
tutto. Noi abbiamo visto che la prima e la seconda sono state fatte assolutamente con le bombe, con la guerra. In realtà la terza guerra mondiale è una guerra politica, è una guerra finalizzata esclusivamente al controllo del territorio ed è esclusivamente, come dire, finalizzata e soprattutto centralizzata ad un controllo globale di ogni sistema. Il terzo punto è la creazione di Al-Qaeda e ISIS. Allora, qui occorre fare una distinzione profondissima. Il primo diciamo, insomma, punto è che il mondo arabo si suddivide in tre aree: quella dei musulmani, quella degli ebrei e una piccola fettina che sono quelli, diciamo, insomma, nostri, di, diciamo, insomma, Cristo. Ecco. La figura maggiormente alta è sicuramente quella di tipo musulmano, che sostanzialmente sono sunniti e sciiti. Sciiti sono assolutamente laici, sono tendenzialmente, diciamo, ecco, insomma, laici. I sunniti hanno invece dentro di, diciamo, ecco, insomma, loro ciò che è Islam. L'Islam non è fondamentalismo, sono due cose completamente distinte. Il fondamentalismo è una parte dell'Islam estrema, assolutamente estrema, che punta a voler imporre tutto ciò che viene in qualche modo affrontato come temi nel mondo islamico verso tutti quanti gli altri. Quello è l'ISIS, non è altro che la frangia estrema e il fondamentalismo islamico che è stato creato ad hoc. Si è già detto più e più volte, gli USA insieme con altri stati hanno creato l'ISIS, ma perché? Allora, nel 2011 è iniziato un movimento, una protesta che voleva la democrazia in tutto il cosiddetto, insomma, mondo arabo, la cosiddetta primavera araba. Fu un movimento che nacque con lo scopo di liberare dalle dittature tutti quegli stati sensibili, che tuttavia si è nettamente trasformata in un controllo globale di quelle aree lì, infiltrando uomini dei servizi sostanzialmente dell'intelligence, per poi convogliare determinate forze verso alcuni obiettivi primari. È nato tutto spontaneamente, tuttavia è stato pilotato, come spesso capita, come spesso accade, da esponenti dell'intelligence, ma soprattutto della massoneria. Da qui torna il nuovo ordine mondiale, che è un termine che è stato già detto da moltissimi esponenti e che deve essere presa in serissima considerazione. Il quarto punto è la questione della sicurezza, perché convengo sul fatto che non ci possono essere situazioni come quella che è accaduta venerdì se non ci sono falle nel sistema di sicurezza. È palese, è ovvio anche a chi non studia temi fra virgolette particolari, ecco, di intelligence e di sicurezza, che c'è stata una falla, e secondo me volontaria, proprio per creare e destabilizzare, dare la motivazione per attaccare un paese come quello che è appunto la Siria, che già di per sé era attaccato da tutta una serie di condizioni, da tutta una serie di situazioni già dagli anni 40. Il problema serio è che qui si sta creando, come per l'11 settembre, la motivazione pubblica per giustificare un attacco verso uno Stato che va conquistato necessariamente, perché è il crocevia sostanzialmente di una zona dell'Oriente e una zona, appunto, che è Occidente. Il quinto punto, che è sempre in tema di sicurezza, forse è quello che mi preme assolutamente di più. Il tema sicurezza affrontato nel nostro paese è assolutamente comico, ed è il termine più pulito che io possa usare, perché sento Renzi che parla di ottimismo, sento Renzi che parla di gestione della sicurezza e controllo della popolazione. In realtà sono tutti quanti temi che non possono essere affrontati con una certa sensibilità
senza rendersi conto che necessariamente il livello di sicurezza deve essere il massimo. Io sono sicuro che tutti quelli che fanno parte sostanzialmente dell'ISIS sono o persone che credono in quel sistema, o persone che sono convertite o che si stanno convertendo, o peggio, persone che si sono infiltrate nel nostro paese con i barconi. Nonostante Alfano abbia detto più volte che è impossibile, pochissimo tempo fa è stato fermato un esponente ISIS. Ora, quello che mi dico io e che mi chiedo io, secondo me il punto fondamentale è quello della sicurezza da un punto di vista prima di tutto interno. Noi non siamo assolutamente pronti, non siamo preparati, e io suggerirei francamente di annullare il Giubileo, ma soprattutto di controllare delle zone che sono sensibili, come può essere sicuramente insomma Roma, come può essere Firenze, Milano, tutte quante zone che possono essere di obiettivo sensibile proprio perché non hanno il livello di sicurezza giusto per evitare stragi come quella che c'è stata. Giulio, io ti ringrazio di queste delle spiegazioni di questi 5 punti. E giulioperrotta.it, l'abbiamo detto l'altra volta, giusto? Per il tuo sito. Sì. Grazie sì. Anche della pazienza di aver aspettato fin qui, e ci sentiamo. Assolutamente. Grazie. Ciao. Allora, c'è una domanda, ritorno Gianfranco, mi senti, no? Sì. Allora, Luca da Varese dice: mi è venuta in mente questa considerazione, visto che i movimenti progressisti moderni ebbero inizio in Francia con la rivoluzione, nel contesto di assalto da parte delle massonerie oligarchiche alla sovranità popolare a cui assistiamo in questi tempi, la scelta della Francia non può essere anche un forte simbolo, come dire, da qui è partita la rivoluzione progressista e qui la concluderemo? Beh, teoricamente sì, però in realtà non è stata scelta solo la Francia, cioè c'è una lunga storia di attentati terroristici che ha inseguito l'Europa negli ultimi 5-6 anni, a Londra, in Tunisia, cioè, voglio dire, non è solo la Francia. Sicuramente il senso simbolico è la scelta della data di quest'ultimo, quello sicuro, di quello sono certo. Mentre di questa cosa qui non posso essere certo. Rimane il fatto comunque che tutte queste situazioni non rispondono all'interesse di creare guerre o di creare, rispondono a interessi molto pragmatici, molto cinici, che finché esistono questi episodi. Nel momento in cui in determinati periodi non esistono, questi episodi non avvengono, cioè rispondono a delle logiche di opportunità del momento, non a logiche più generali di predominio del mondo, rispondono a logiche di interessi, cioè il predominio del mondo viene visto nella logica dell'interesse e non di altro, non ci sono filosofie di predominio del mondo. Ci sono filosofie di dominazione di determinati meccanismi in funzione di determinati interessi, e siccome questi interessi ultimamente cominciano a perdere l'equilibrio che avevano prima, si agitano, cioè non c'è niente da fare, c'è grande agitazione perché il problema di come è organizzata questa società sta emergendo in tutta la sua durezza. Ci sono calcoli sulle risorse ancora a disposizione dell'umanità, sotto il profilo ecologico, sotto il profilo del degrado del pianeta, sotto il profilo degli equilibri della distribuzione delle ricchezze, perché distribuire le ricchezze come vengono distribuite attualmente è foriero di rivoluzioni, perché nessuno si rassegna ad avere fame per sempre. Quindi sostanzialmente questo è il minimo comune denominatore, ed è per questo che probabilmente proprio in questo momento alcune menti più lucide, più lungimiranti, si stanno ponendo il problema forse di impartire a tutte queste vicende una direzione diversa. Non so se ce la faranno, non so, però insomma dipende un po' anche dall'impegno di tutti quanti, no?
Ti ho mandato, Gianfranco, una foto, non so se la vedi. Su Skype. Telefonino? No, non su Skype. Ah, dove te la posso Skype. Mandare? Dove te la posso mandare? Su Skype. Sì, te l'ho mandata su Skype, sì. Aspetta che guardo. Perché è legata a un'email che è arrivata. Non me l'hai mandata su Skype? Sì, te l'ho mandata su Skype. Sto guardando. Nella discussione, non in quel. Ecco. Non mi è ancora arrivata, adesso mi è arrivata. Ecco. Allora, ti leggo l'email. Volevo chiederti cosa ne pensi di questa copertina dell'Economist dell'8 gennaio scorso. Dalla copertina e dal particolare si notano una bambina di spalle con le mani incrociate in un modo particolare dietro le spalle, un quadro, un pallone alle spalle, e lui si chiede riferimento alla partita, due frecce. Il quadro credo che sia la Madonna dell'Ermellino, mi sembra. Sì. E poi c'è un pallone alle spalle, quindi riferimento alla partita, e poi due frecce con le date degli attentati. È un caso? A parte le date degli attentati, però dov'è il 13 però? Non c'ho scritto 11-5, 11-3. E quali sono questi attentati? Nel senso, la data sarebbe semmai 13-11, no? Quindi non tornerebbe molto. No, sì, 13-11. Non, l'11 c'è, ma il non so dove vede il 13. Secondo me poi so potrebbe anche essere che nel senso, se leggi l'uno staccato e diventa non lo so. No, non sono le date degli attentati, quindi. Non mi pare, comunque, ecco, non mi pare. Volevo chiedere un attimo a Paolo, ne abbiamo parlato al telefono ieri, parlando del concerto che era in corso al teatro. C'era questo gruppo, no, che si chiamava, se non, ora non mi ricordo precisamente, comunque c'era sicuramente death metal, giusto? C'era la parola morte, e Eagles of le aquile del heavy metal, no, del metal duro, una cosa del genere, insomma. No, c'era la parola morte, c'era. Sì, sì, del metal della morte, sì, insomma, ecco. Il death metal è una branca, credo, dell'heavy metal, insomma, credo, Prima, no, Gianfranco, l'ipotesi, appunto, che questa strage fosse stata il piano B, sembrerebbe in questa ottica escludere, diciamo, la scelta del luogo anche in base al tipo di manifestazione che c'era a livello simbolico. No, non lo esclude. No, anche il piano B tu lo scegli coerente, no? Certo. Come potresti dover usarlo, devi scegliere tutto coerente. Quindi assolutamente non la esclude. Allora, Eagles of Death Metal ci precisano. Okay. Emanuele dice 113 e 115 sono le scosse di terremoto. Dalla scala Git. Non ho capito, sì, cosa c'entra. No, non lo so, probabilmente era una battuta, perché Emanuele è il simpatico. Invece Marco dice il 20 settembre nel gruppo ci ricorda che Alice Sabatini, vincitrice del 76esimo concorso di Miss Italia, esprime il suo desiderio di rivivere il 1942 e con esso la guerra mondiale. Questa vicenda divenne subito una barzelletta, ma adesso non fa più ridere, anzi, applicando un po' di simbologia si nota subito che il 76 è un numero chiave per gli Illuminati di Baviera, e che il cognome della Sabatini richiama alla memoria il Sabaoth, il dio degli eserciti dell'Antico Testamento, nonché il leggendario rito del Sabbat. Non so se è una cosa, insomma. Sono tutte cose amene che non c'entrano nulla con questa vicenda. Tornando a Paolo, ieri tu mi hai detto un po' al telefono che, volendo guardare le simbologie, no, ne trovi a bizzeffe. Sì, beh, le abbiamo detto in questa. Durante questa trasmissione ne ha parlato Gianfranco, ne ha parlato Gioele, poi anche nei particolari, però sai, alcuni vanno analizzati. Io ho notato Rue Charonne, è uno dei luoghi dove hanno ammazzato delle persone, e mi ha fatto caso perché è il verso 49 del Cantico dei Cantici, no? Io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli. No, è il verso 2-3 del Cantico dei Cantici, il 49 della Genesi è quello della stirpe di David. Ok, vabbè, ho confuso. Comunque, insomma, il succo è quello, insomma, è il verso quel verso molto importante del Cantico dei Cantici, quindi questo... Che i Rosa Croce scrivevano sotto la croce con la rosa in mezzo. Tu sei la rosa di Sharon, tu sei il giglio della valle.
Sì, poi adesso in questo momento con questo sonno altre simbologie non mi vengono in mente, però ne avevo notate diverse, insomma questa era quella che mi è saltata più agli occhi. L'ultima domanda che faccio a Gianfranco, poi lo salutiamo, sul gruppo, sulla nostra pagina, sul blog borderlands.it c'era questo commento che diceva, premettendo che è stato un false flag, come si dice, a me piace italianizzarli, quindi sì, va di io moda dico, adesso questa parola la usano tutti quanti. Sì, io ho detto nel monologo che è una parola che mi sta antipatica, posso dire. E comunque io le italianizzo tutte, quindi false flag. Solo un disonesto idiota del C non lo vede, che è un false flag. Vorrei che Fabio chiedesse a Carpeo, che ora magari non c'è più, comunque, di argomentare il motivo per cui affermano che non c'è una regia unica, e se è vero quello che dicono, perché i giornalisti e gli storici accademici non hanno mai detto un cazzo contro le famiglie aristocratiche come Asburgo, Dupont, Astor, Bundy, De Beers, che hanno mandato la classe criminale del paese di cui erano a capo alla conquista di campi coltivati e miniere nel sud del mondo, torturando e uccidendo milioni di persone, le cui conseguenze... Fabio, siccome secondo me il web a volte è clemente, sì, io sento a intermittenza questi vanetti. L'audio va e viene, come si dice in questi casi. E ringrazio il web. e ringrazio il web di questo, in questo caso specifico. Cioè, mi sento di ringraziare. Per il resto, credimi, il problema di fondo è che sarebbe molto bello se ci fosse uno solo da acchiappare, castigare, bloccare, eccetera eccetera. L'avremmo già fatto se ci fosse una cupola da 5 persone che decidono tutto, che noi li acchiappiamo e risolviamo tutti i problemi. Ma secondo te non sarebbe già stato risolto questo problema? Il problema è che il potere è uno schema, è un meccanismo, non è una persona. Non sono le persone che fabbricano il potere, è il potere che fabbrica le persone, quelle che gli servono, quando gli servono e perché gli servono. E quando ha smesso di utilizzarle, non gli fanno più comodo, gli fa fare la fine di qualche presidente degli Stati Uniti d'America, di qualche papa. Cioè, voglio dire, funziona così. Si rassegnassero quelli che credono nel nuovo ordine mondiale. Il vero problema che abbiamo noi è che c'è il nuovo casino mondiale ogni giorno. Non il nuovo ordine, magari ci fosse il nuovo ordine, almeno uno saprebbe da che parte girarsi, ma non è così perché di volta in volta si accavallano ambizioni, poteri, interessi, voglia di arricchirsi e tutta una serie di cose che portano tutte queste persone a mettersi d'accordo, litigare, rimettersi d'accordo di nuovo, litigare, rimettersi d'accordo, e alla fine da queste sorti quanto mai precarie nascono i periodi di pace e i periodi di guerra. Quello che avremmo dovuto fare noi da tempo è fare un ragionamento su come l'abbiamo organizzata questa società fondata su cose che non rappresentano più nulla, sul denaro che non rappresenta più la ricchezza, sulla finanza che non rappresenta più la produzione e l'industria, sul lavoro che ormai è diventato una condanna per alcuni e un miraggio per altri, ma non è più una passione, un modo per creare capolavori, un modo per fare delle cose in cui si crede. Questo avremmo dovuto riflettere da tempo, non lo stiamo facendo, continuiamo a non farlo. L'80% delle persone fa la coda per l'iPhone, si nutre di queste cose e alla fine pretendiamo in questa maniera, in questa situazione, che i problemi si risolvono perché noi acchiappiamo una persona sola perché tanto è colpa sua. Andiamo avanti così, non c'è problema. Così non si va da nessuna parte. Specificazione sui numeri che abbiamo detto prima, la copertina dell'Economist, lo stesso ascoltatore dice che i numeri sulle due frecce sono 11.5 e 11.3. I due attacchi terroristici di Parigi del 2015 si sono verificati il 5.1.15 Charlie Hebdo e 13.11.15. Le cifre sulle frecce possono possono essere riorganizzate per formare entrambe le date. Se si vuole andare più a fondo nella numerologia cabalistica, entrambe le date sono sommate fanno il numero 12. Allora, fantastico quello che dice questa persona. Quella non è cabala,
sommare le date semmai è aritmosofia, non è cabala, cioè matematica esoterica. Ma a parte questo, parlare di cose che non si conoscono, i numeri sono 10, per cui se uno mette 4 numeri ci può creare sopra tutte le combinazioni che vuole, tutte. Io ti posso trovare gli stessi numeri in 25 formule diverse, perché tanto 10 sono i numeri, non sono 10.000. Per cui se non è un attentato è un altro, se non è una data è un'altra, se non è una cosa è un'altra. L'unica infatti... cosa che c'è di particolare in questa vicenda è la scelta della data del 13 novembre, che è una data che conoscono solo i massoni, perché Gioele non ve l'ha detta, ma ve la dico io, è la data in cui un gruppo di templari è scappato in Scozia e ha fondato la massoneria, che poi sarebbe stata il rito scozzese. Sui numeri, precisamente in un posto della Scozia che si chiama Kilwinning. Sui numeri sono totalmente d'accordo con te, perché qualsiasi data la puoi sommare, cioè alla fine è una cosa che ho sempre pensato anch'io, insomma. Allora, andiamo avanti. L'ultima cosa per Paolo, che cosa ne pensi della ragazza che purtroppo è deceduta, la ragazza italiana? Emilio dice: ragazza brillante, carriera veloce, collabora con Emergency, muore nell'attentato. A me sono sembrati un po' strani i dettagli comparsi sulle testate italiane. Il Corriere a un certo punto ha dato risalto a un tweet di cordoglio di Fiorello, dove compare, che cosa comparirà Paolo? Una rosa rossa sotto forma di emoticon. Vabbè, è una... a una ragazza si può anche qui, cioè, no. Io non credo che esista un emoticon con un con la cosa rossa. Quindi ah, se no, uno vuole mandare un emoticon, certo, con un fiore a qualcuno, c'è solo la cosa. Cos'è che trova nel 90? Solo la cosa. Solo io, no, io voglio dire, io lo so che sono impopolare a fare questi ragionamenti. No, ma sei... Però prima o poi, voglio dire, qualcuno si renderà conto che non si arriva da nessuna parte per queste strade. Penso che sei di buon senso, no? Non so. Allora, trovatemi un emoticon a forma di dahlia, di crisantemo, di giglio, trovatemelo. L'emoticon più diffuso è quello con la rosa, e di solito è rossa, effettivamente, no Paolo? Santi Dio, cioè, voglio dire, mi sembra una cosa normale, cioè, voglio dire, sì, oddio, io penso che l'ascoltatore non è che voleva dire cioè trarre chissà quali conclusioni. Guarda, così la buttata a campo, così, insomma, cioè, secondo me tu sei diventato l'uomo più odiato da tutti i coltivatori di rose del mondo. Io te lo dico con quella bella serenità, dove vedi gente che coltiva rose gira a largo, che secondo me ti meccano. Allora, bene, non andate via. Intanto, mentre saluto Gianfranco, lo ringrazio molto di essere stato quasi fino alla fine con noi, e credo che sia stata una bellissima puntata, anche per il tuo grande contributo, e ci sentiamo presto come sempre. Grazie a voi tutti, un saluto a Paolo e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco. Ciao a tutti. Allora, non andate via, perché ancora c'è un bel piatto forte, perché abbiamo carotenuto la bellissima intervista di Stefania, e adesso dobbiamo ascoltarci anche il maestro di c'è sempre questo di. Sì, ma scusa, io però posso andare, no? Non lo sapevo, guarda, ti stavo per dire, adesso lui mi dirà che posso andare. O hai altri progetti su di me? Io ho sempre dei progetti su di te. Maestro di dietrologia, Stefania è un'altra ora, ma io nel frattempo, cioè, come faccio a resistere? Ma che è un'altra ora? L'1:30, sai che dobbiamo chiudere. Intanto ci gustiamo la scheda. Mi scuso col maestro, ma avrei voluto veramente farla. Io ho sempre questa tosse. Si inizia a farla ascoltare prima, però siamo stati presi dagli eventi, come si suol dire. Andiamo allora a sentire il maestro, e poi Stefania Carotenuto, che insomma è una bella chiosa, perché poi ha un suo punto di vista molto elevato. Quando parla Fausto Carotenuto, insomma, il livello è sempre molto alto. Bene, allora ci posso salutare? Vuoi salutare? Cioè, nel senso, ma devo rimanere o no? Ma rimani, dai. Sai come si dice? Rimango per fare cose. Ma sì. Ma non lo so, ma da alcune parti si dice: dai, rimani che sar beve. Lo sai questo detto?
Sì, va bene, il Perugino, sì. Non è proprio Perugino, anche in Toscana lo dicono, no? Che è una zona più adatta. Allora, andiamo a sentire. Vai, maestro! Bentornati, cari internauti di Border Night. Questa sera parleremo della tragedia che è successa in Francia. Ne parlerò attraverso un post dal titolo Bataclan, venerdì 13 di sangue e arena. Parte prima. Parigi d'autunno tra foglie morte e note delle Vie Rose, in un venerdì nero, un venerdì 13 con tutto quello che si porta simbolicamente dietro e tutto ciò che di suggestivo possiamo attribuire all'evento. 7 attentati terroristici stravolgono la capitale e tutto il mondo occidentale. Colpiscono diversi punti della città, locali, ristoranti, stadio di calcio, punti di aggregazione e di svago, di cultura e di arte. Sono diversi i messaggi da rilevare. Le esplosioni durante la partita Francia-Germania riguardano il linguaggio più esplicito, diretto, diciamo politico, e servono come monito sia a Hollande che alla Merkel per sacralizzare gli schieramenti in campo, ovvero quelli che verranno definitivamente a crearsi nei prossimi anni, rompendo di fatto il blocco dei BRICS, che potrebbe alla lunga rappresentare un problema ed un rallentamento dell'espansionismo occidentale. Da un lato Hollande, premier che ha tradito fin dall'inizio la fazione progressista, mostrandosi facilmente manipolabile per la causa neoaristocratica ed utilizzato come ariete per la guerra in Siria da parte del blocco nero, e dall'altro la Merkel, già più volte ammonita e redarguita a colpi di scandali industriali per la sua voglia recondita di allearsi strategicamente a Putin e quindi di opporsi all'agenda USA israeliana di guerra senza fine in Medio Oriente e di perseguire interessi economici indipendenti. Vladimir Putin e Angela Merkel, secondo quanto ci spiega Gioele Magaldi nel suo libro Massoni, società a responsabilità illimitata, furono iniziati presso la stessa Urloge, la Golden Eurasia. I due leader si conoscono bene e si stimano, qualche volta sognano una terza via, un contenitore metapolitico che possa contare sul piano diplomatico internazionale, atto ad arginare lo sbilanciamento dell'asse a favore della governance Yankee, contenitore che potrebbe fare da ponte e da interlocutore proprio al BRICS, con tutto quello che ne consegue sul piano militare, economico e politico globale. L'attentato allo stadio di Parigi ristabilisce il ruolo in campo, si assicura le alleanze e ammonisce coloro che vorrebbero prendere il volo in un colpo solo, e lo fa simbolicamente proprio in un'arena, durante l'amichevole scontro sportivo tra i due paesi chiamati in causa, ma indirettamente indica anche a Putin la strada consigliata da percorrere e che da oggi non potrà più alzare tanto la voce sulla Siria, costringendolo di fatto ad un silenzio assenso a denti stretti riguardo al casus belli. Ricordiamo che recentemente è stato colpito un aereo russo in Egitto pieno di turisti che nessuno ha ricordato, e questo è successo per dare un segnale proprio a Putin. Gli altri attentati terroristici sono stati pianificati scientificamente in luoghi ricreativi tipici della nostra cultura europea ed occidentale. Il più significativo ed importante attacco è stato sferrato al Bataclan. Il Bataclan è uno storico locale di Parigi, una sala utilizzata per concerti e spettacoli. Il nome del locale è ispirato all'operetta Bataclan di Jacques Offenbach, che aveva un'ambientazione cinese piena di draghi e decorazioni orientali, ed è stata rappresentata per la prima volta nel 1855. Offenbach nasce a Colonia nel 1819 e muore curiosamente a Parigi nel 1880. È interessante la suggestiva casualità che vede l'artista riunire entrambi i paesi chiamati in causa anche dalla sfida calcistica, attraverso la sua nascita e la sua morte. Scrisse la sua prima opera importante nel 1858 dal nome Orfeo all'Inferno. Ieri Orfeo all'Inferno, oggi gli Eagles of Death Metal, nome ironico di un gruppo vintage rock sulla via della consacrazione mondiale, il cui nome ironizza sul genere musicale death metal, ma la luce dei fatti può anche essere tradotto come Aquile della morte metallica, che ben rappresenta la messa in scena teatrale dell'attentato a suon di Kalashnikov dei terroristi. Ovviamente la nota di colore non poteva mancare, perché la band stava suonando il brano Kiss the Devil, veramente un degno contrappasso ed una sorta di involontaria controiniziazione da attribuire al destino. Come ben vediamo, le suggestioni e le analogie imperano in tutta questa tragedia di sangue, ma sono paradossalmente i fatti più concreti che possiamo rilevare.
perché ritengo che le firme e la simbologia veicolata anche dal circo mediatico nelle prime ore siano piuttosto chiare. Un saluto da maestro di dietrologia. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Allora, questa sera, dato che la puntata è dedicata ai fatti, ai recenti attentati a Parigi di venerdì notte, questa sera abbiamo come ospite Fausto Carotenuto, del sito Coscienza in Rete, analista politico e ricercatore spirituale, e con lui cercheremo appunto di analizzare questi fatti dal punto di vista non solo materiale ma anche della manipolazione che c'è dietro. Quindi ciao Fausto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Fausto, tu hai scritto un articolo su Coscienza in Rete, e quindi come vedi questi attentati che sono successi venerdì? Qual è la tua interpretazione? Dunque, abbiamo scritto vari articoli, uno è proprio di pochi minuti fa. E, diciamo, quello che ne voglio parlare non, anche come analista politico militare, perché è una cosa che io ho fatto per anni, e poi vedere quello che c'è dietro, in modo che non sembri solo la solita cosa fatta così con discorsi da bar fatti da complottisti, no? Io per anni ho fatto per conto di governi l'analisi dei conflitti giorno per giorno quando c'erano anche in Medio Oriente, quindi so esattamente come funzionano le cose e mi rendo conto di quello che ci viene detto e di quello che non ci viene detto, e qui molte cose non ci vengono dette ed altre vengono esaltate. Quindi vediamo un po' a che cosa serve questo conflitto. Lo vediamo dagli effetti. Qualcuno, nel mettere in piedi il terrorismo e questo conflitto dell'ISIS, ha prodotto degli effetti. Gli effetti sono davanti a tutti, non sono casuali. Uno dei grandi effetti è la paura. La paura che le nostre case, le nostre città vengono
vengono colpite da terroristi mentre siamo al bar, allo stadio, mentre stiamo a sentire un concerto, mentre stiamo facendo shopping. E questo entra nell'immaginario in una maniera incredibile, oppure se siamo dei turisti che stanno tornando da Sharm el Sheikh, oppure se stiamo protestando come in una piazza della Turchia. Quello che si voleva creare era un'ondata di paura, e ci stanno riuscendo, e che questa ondata di paura fosse anche poi condita di una reazione di odio, quindi insicurezza e odio. Insicurezza e odio che spingono le persone a dire: e adesso che facciamo? Dobbiamo fare qualche cosa, mica ci possiamo far tagliare la gola da questi tagliagole. Questo è il problema. Quando si crea una grande emergenza di questo tipo, con i morti per strada, con tutti i giornali e i media che ne parlano, l'effetto è che la gente dice, giustamente, umanamente, dice: facciamo qualsiasi cosa pur di interrompere questa minaccia incredibile che ci piomba da lontano, fatta da questi tipacci con questi vestiti improbabili ma molto spaventosi, e che poi veramente uccidono tante persone. Ecco, diciamo, questo è un po' quello che viene fuori. Conoscendo come si muovono certi poteri in giro per il mondo, questo è esattamente quello che volevano ottenere. E per ottenere questo, che cosa hanno fatto? Per ottenere questo, ormai lo sappiamo, hanno creato l'ISIS, come prima avevano creato Al-Qaeda, hanno creato le finte primavere arabe, hanno destabilizzato tutti i governi del Medio Oriente che erano sufficientemente laici e forti da opporsi al radicalismo islamico. Quindi hanno destabilizzato tutto il Medio Oriente per favorire la crescita di gruppi islamici apparentemente indipendenti, ma sostanzialmente creati dagli stessi poteri oscuri che manipolano e reggono i nostri governi. Quindi questa è un po' la trappola nella quale hanno messo i cittadini europei, i cittadini un po' di tutto il mondo. Questo è l'uso di quel conflitto che è stato creato anni fa, conflitto tra Islam e Occidente, anche all'interno dell'Islam, conflitto mondiale, la terza guerra mondiale, che doveva sostituire il conflitto, la guerra fredda est-ovest. Quella si andava spegnendo, c'era bisogno di un nuovo conflitto. Perché c'è sempre bisogno di un conflitto? Perché per tagliare corto sui diritti umani, sull'emergenza, sulla necessità di avere enormi eserciti, sul fatto di avere grandi servizi segreti, di controllarci meglio, di toglierci libertà e in questo caso anche di togliere sovranità agli stati, occorrono delle grandi emergenze. Cioè, noi dobbiamo essere talmente impauriti e arrabbiati da consentire ai poteri che ci governano di controllarci ancora meglio, di indurci in certe direzioni che noi non vogliamo, che non vorremmo se stessimo tranquilli. Quindi guardate adesso la pressione sulla Francia, che è il paese più nazionalista d'Europa, con degli atti di terrorismo continui che tendono a dimostrare che i servizi francesi, che lo Stato francese non ce la fa. Come erano così bravi, erano così efficienti, improvvisamente sono diventati dei ridicoli flick che non riescono a bloccare nulla. Ma non è così, è voluta questa cosa. Però i francesi hanno il senso del crollo dello Stato centrale nel quale loro confidavano. I francesi, poi, per il loro tipo di carattere, è la nazione che più di tutte può essere innescata a far partire un conflitto per reazione, proprio perché è così nazionalista, no? Quindi l'Italia è stata, la Francia è stata offesa, andiamo a fare la guerra. Quindi questo è quello che sta accadendo. In effetti quello che si vuole dimostrare è che serve uno Stato centrale più forte. Quello che si vuole, che certi poteri vogliono dimostrare con tutte queste azioni e con questo tipo di conflitto, è che l'unica risposta possibile è un super esercito NATO, che già esiste, ma farlo lavorare ancora di più, una super Europa che dia delle risposte unitarie, perché i singoli paesi non ce la fanno. E per fare una super Europa tutti noi dobbiamo cedere libertà, sovranità, indipendenza e diritti umani. E tu, in tutto questo quadro, come vedi il ruolo della Russia, ad esempio, che molto spesso anche negli ambienti di controinformazione viene presentato come un paese che è contro queste dinamiche, apparentemente? Guarda, anche lì, allora,
partiamo da un presupposto fondamentale. Non viene consentito nella nostra epoca, da grandissimi poteri di manipolazione, a nessun grande di governo di sfuggire alle loro mani. Tanto più immaginiamoci la Russia. Cioè, non è casuale che Putin sia un ex del KGB, perché il KGB, come tutti i servizi segreti, è strettamente nelle mani di certi servizi. Diciamo che alla Russia gli era fatto assumere un ruolo che è quello del teatrino, cioè del divide et impera. Quindi gli americani fanno una cosa e la Russia ci si mette contro. Il tema non è tanto di chi ha ragione o chi ha torto, il tema è che si vuole tenere in piedi conflitti, guerre. Cioè si vuole fare strategia della tensione continua. E quindi le posizioni di Putin, che possono sembrare giuste in certi casi rispetto all'aggressione evidente occidentale, in effetti sono funzionali. Sono funzionali a un teatrino del divide et impera. Cioè non è possibile pensare a un Putin buono in Siria e anche buono in Georgia, nel Caucaso, ovunque c'è qualcosa che gli salta la mosca al naso e alla quale mette fine nel sangue, no? I giornalisti uccisi, no, dai putiniani appena si interessano degli affari di Putin. Cioè non ha due facce, ha una faccia sola, fa quello che i suoi capi gli dicono. I suoi capi dicono di partecipare alla creazione e alla gestione di un conflitto, gestione significa mantenere il conflitto. Quindi diciamo il problema è un altro, e adesso lo voglio affrontare anche da un punto di vista tecnico-militare, perché sennò non si capisce bene la cosa, no? Perché nonostante, anche se noi diciamo sì, ci sono dei poteri dietro eccetera eccetera, noi diciamo sì, vabbè, adesso però mettiamo fine a questa storia, non possiamo avere i tagliagole che vengono da noi, chi c'è facciamo qualcosa, andiamo lì. Quindi più o meno tutti, tantissima gente dice, beh, andiamo a fare la guerra, questi facciamoli fuori, va bene, tagliamo corto sui diritti umani, processi, andiamo lì e facciamoli fuori, sono cattivi e bisogna farlo. È vero che sono cattivi, quantomeno chi li dirige, però vediamo un po' quale sarebbe la possibilità di farlo, cioè come si dovrebbe fare. In questo momento tutti, se tu apri i media, i telegiornali, internet, le fonti ufficiali, tutti dicono bisogna fare la guerra e vediamo solo come e con chi bisogna farla, di questo si sta discutendo, non se è il caso di farla o no. Quindi l'obiettivo è la guerra, bene, io dico no, non solo l'obiettivo non può essere mai la guerra per motivi ideali, ma anche per motivi pratici. Perché come si fa ad annientare l'ISIS? Lo dico proprio in termini tecnico-militari. Facendo la guerra, il modo in cui sono state fatte le guerre finora dall'Occidente, fatte apposta così, è un modo che non otteneva paci, ma otteneva destabilizzazioni. 2 milioni di morti dopo l'11 settembre, se non di più. 1 milione in Iraq, poi tra Afghanistan e gli altri paesi. Cioè un disastro totale, una destabilizzazione totale, significa che gli interventi non venivano fatti per fare la pace, venivano fatti per creare ancora più destabilizzazione. La stessa ISIS ha una grande facilità ad avere tanti giovani che vanno a fare i martiri. Perché? È perché sono tutti vittime di famiglie nelle quali la gente è stata colpita dai droni, è stata bombardata, in cui si è visto l'Occidente che andava a invadere i territori e faceva un disastro. Cioè l'Occidente ha creato più destabilizzazione e più terrorismo, ma quello che dico io è che non è che sia sbagliato a farlo, qualcuno ha diretto i governi occidentali a farlo per ottenere esattamente il risultato che vediamo in questo momento, per fare una guerra grande. Quindi se adesso si andasse a fare la guerra, sarebbe per fare una guerra ancora più grande e destabilizzare ancora di più. Allora vediamo invece come stanno le cose. Allora lo dico dal punto di vista proprio tecnico. Dunque, come si fa a far cessare, ad annichilire lo Stato islamico? Semplicissimo. Si fa un cordone sanitario intorno a questo Stato e non si fa passare più nessun approvvigionamento. In quella zona le vie di comunicazione, per di più in zone spesso desertiche, sono facilmente identificabili. Ora, in questo momento, dai paesi intorno e soprattutto dalla Turchia, arrivano all'ISIS ogni giorno camion, aerei, elicotteri, dal Mediterraneo navi, di rifornimenti ogni giorno. Rifornimenti che non solo vengono lasciati fare, passare, ma probabilmente vengono proprio mandati da
dall'Occidente e dai vari servizi. Perché quando i curdi dicono che si scontrano contro i guerrieri dell'ISIS, i curdi hanno quattro armi vecchie e non c'hanno l'elmetto, quelli dall'altra parte hanno armi modernissime e poi hanno una quantità enorme di esplosivi e di munizioni. Allora, questo solo un tecnico lo può dire. Quando si fa una guerra, come quella che sta facendo l'ISIS, non bastano i magazzini. Anche se l'ISIS ha potuto avere a disposizione i magazzini, già scarsi secondo me, degli iracheni che sono fuggiti dall'esercito iracheno, dopo una settimana di guerra i magazzini sono vuoti, quindi non ci sono più le munizioni, non ci sono più i carburanti, non c'è più approvvigionamento, non c'è da mangiare, non c'è niente, soprattutto poi le munizioni. Ma chi gli dà le munizioni? Per fare una guerra ogni giorno devono arrivare camion pieni di munizioni, basterebbe colpire tutte le strade e tutti i convogli e fare un blocco navale aereo. Costerebbe infinitamente meno di una guerra, ma è chiaro che loro non vogliono fermare i rifornimenti che stanno mandando. Questo mi sembra proprio, altrimenti non c'è bisogno di fare la guerra. Allora, gli stessi approvvigionamenti basterebbe darli ai curdi e le altre popolazioni che si devono difendere dall'ISIS, e in poche settimane l'ISIS non ci sarebbe più. Quindi stanno imbrogliando in una maniera enorme, insomma, ecco. E l'altra cosa che mi ha colpito e che sto notando in questi giorni sempre di più è che i mass media tendono a creare nell'opinione pubblica l'idea che la Siria di Assad uguale ISIS, quando invece è esattamente il contrario. Scusa, uguale non ho capito. Uguale ISIS. Ah, certo. Cioè, certo. Stanno creando una sorta di uguaglianza Siria uguale ISIS, ma invece sì, è esattamente il contrario, perché la Siria di Assad è contro l'ISIS e soprattutto l'ISIS è contro Assad, perché sono nati come i cosiddetti ribelli, venivano definiti all'epoca dall'Occidente i ribelli moderati. Sì, erano una parte dei ribelli, diciamo, anti Assad, certo. Sì. Certo, Assad è stato smontato, come sono stati smontati tutti i capi di Stato laici, perché si doveva fare posto, come in Libia, come in Iraq, come in Egitto, si doveva fare posto, come in Yemen, si doveva fare posto a regimi islamici destabilizzanti, per mettere noi in condizioni di fare la guerra e per metterci di fronte a una minaccia terroristica forte. Ma voglio parlare anche del terrorismo, perché anche qui va chiarita la questione. E da chiarito dal punto di vista tecnico. Allora, vediamo un po'. È mai possibile che si muovano gruppi di terroristi senza, per di più con la tecnologia che abbiamo adesso, ma anche prima era la stessa cosa, anche senza questa tecnologia, senza che i servizi segreti e le forze di sicurezza di uno Stato importante se ne accorgano? Ecco, io lo dico dal punto di vista tecnico. Non è possibile. Assolutamente no, quindi se non c'è una parte dello Stato e di quei servizi quantomeno che sia complice e che magari abbia proprio organizzato quella cosa, questo non è assolutamente possibile. La prova, prove ne potrei dare nel senso che funziona in questo modo, ma voglio fare riferimento a un periodo storico preciso che noi conosciamo benissimo, la strategia della tensione. Quando c'erano scatenate per le strade e che potevano colpire dappertutto, in parte colpivano le Brigate Rosse o i fascisti, nazisti, estremisti di destra, come venivano presentati dai giornali? Perché la strategia della tensione, come gente inafferrabile, gente che non si poteva prendere, potentissimi, stranissimi, i nostri servizi non ce la facevano, le forze di sicurezza non ce la facevano, perché questo doveva generare tensione e paura. E questa tensione e paura che ha per anni hanno condizionato la politica del nostro paese e hanno fatto in modo che i cittadini facessero delle scelte politiche che erano congeniali nell'emergenza al regime che ci governava. Allora, dopo anni, quando poi si è visto come stavano le cose, agli atti processuali e negli atti che ormai tardivamente sono venuti fuori, si è dimostrato documentalmente che tutto il terrorismo rosso e nero non solo era perfettamente schedato, ma che tutti i servizi occidentali conoscevano perfettamente, non solo quelli italiani, tutti i membri dei vari gruppi, dove stavano i covi, quello che facevano, quello che volevano fare persino, sapevano, e in diversi casi è venuto fuori che li stavano guidando. Perché questo può fare uno Stato.
Cioè, il fenomeno mafioso, camorristico, ndranghetistico, anche quelli di questo tipo, sono possibili solamente perché una parte dello Stato li protegge. Ogni tanto queste cose vengono fuori. Cioè, le forze intelligence di uno Stato sono mostruosamente superiori a qualsiasi gruppo. Quando si tace questa cosa, vuol dire che si vuole nascondere che una parte dei servizi e dello Stato, la parte mediata ovviamente, sta alimentando quei fenomeni. E quello sta succedendo in questo momento. I servizi francesi, tedeschi, inglesi, coinvolti, americani e i nostri, non è che sono estranei a quello che sta avvenendo. Almeno una parte di loro deve necessariamente coprire quello che sta avvenendo e in certi casi organizzarlo. E a proposito dei servizi, c'è un'organizzazione che è legata ai servizi internazionali, sì, e che è quell'organizzazione che diffonde, che ha diffuso in tutti questi anni i vari video comunicati di prima Al-Qaeda e poi anche l'ISIS, e che è stata la prima anche a diffondere le presunte dichiarazioni, rivendicazioni dell'ISIS, sì, venerdì notte. Certo, ce ne sono, se uno va a vedere le fonti, sono varie fonti che sono connesse al Mossad, alla Georgetown University Gesuita, alla CIA, e alla fine da queste organizzazioni arrivano tutte le cose che i giornali prendono per buone, come se fosse, anche la BBC, anche media che sembrano indipendenti, tutti questi prendono informazioni da 3-4 gruppi, da 3-4 gruppi diretti chiaramente da chi fa disinformazione. Ora, questa è una vecchissima storia, potremmo risalire al tempo di Augusto, si faceva così per condizionare la gente, che continua ad andare avanti. Ora, la cosa importante è che la gente non ci creda più, ma qui bisogna stare attenti a un'altra cosa, che io anticipo già, perché è chiaro che avverrà. Siccome una parte della gente, noi facciamo parte di questa parte, il mondo che segue questa radio fa parte di questo gruppo, non ci crede più a quello che dicono i giornali, i media del potere e i governi, allora a questo gruppo vengono date informazioni di altro tipo. Quindi viene data controinformazione, ma dalle stesse centrali, attraverso altri canali, attraverso internet, eccetera, eccetera. Quindi, per non far capire la vera strategia, presentano dei nemici apparenti, che poi magari sono quelli che lo stanno anche facendo, ma non sono i capi della strategia. Vengono presentati gli interessi, non so, degli americani o di un certo gruppo o della CIA, quando questi sono solamente strumenti di una strategia che non è diretta, come dico sempre, a conquistare territori o a conquistare campi petroliferi o banche. La strategia è diretta a crearci un sistema di condizionamento delle persone, delle coscienze, tali da bloccarci nella crescita delle coscienze. Quindi anche questo fatto di nutrire il nostro popolo, diciamo complottardo, di una serie di notizie che fanno vedere, ma perché questo andava in giro proprio col passaporto? È strano, ma vedrete quante altre notizie verranno fuori nei prossimi giorni, tendenti ad alimentare il fatto che in effetti ci sono delle cose strane in questa vicenda, così come la questione di Charlie, così come dell'11 settembre. Cioè loro alimenteranno da una parte le notizie che servono per la maggior parte delle persone per dire che è giusto così come dicono i grandi media, e poi alimenteranno con una serie di notizie che tendono a confondere le idee anche tutti quelli che invece pensano che non si devono fidare dei governi e dei media ufficiali. E questo secondo me sta per partire. Sì, quindi una doppia strategia, sia sì, l'hanno seguita sempre, le persone che sono a un livello magari più basso di consapevolezza, che sono quelli che ascoltano i telegiornali, leggono l'informazione ufficiale, e sia quelli che invece sono andati un po' oltre. Sì, io mi ricordo, insomma, quando ci sono state le questioni che riguardavano l'Iran, il nucleare e altre cose, io che conosco l'Iran a fondo per esserci stato, conosco tutti gli ambienti politici, mi venivano i brividi a sentire i gruppi di persone per bene che difendevano ed esaltavano Ahmadinejad, così come adesso si difende e si esalta Putin. Ma questi sono dei delinquenti internazionali, insomma, ecco. Noi ci confondono le idee con tutta una serie di notizie. Adesso, se noi non sappiamo veramente come stanno le cose, come facciamo a regolarci? Io dico, non ci fidiamo, andiamo più a fondo, rendiamoci conto che non esiste a questo momento nessun governo importante che non sia strumento degli stessi poteri, e tutto il teatrino è fatto per non farci capire niente, insomma. Sì. Va bene Fausto, io ti ringrazio per aver partecipato alla trasmissione. Ricordiamo il sito coscienzainrete.net e la pagina Facebook Coscienza in Rete.
così gli ascoltatori possono cercare tutte le informazioni, gli approfondimenti. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Beh, molto interessante come sempre Fausto Carotenuto, 1:19 amici Web Radio Network. Allora, siamo agli ultimi minuti insieme, vediamo se Paolo è sveglio, sento dei rumori come al solito, sentiamo. Eccomi. Bene, 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 hai visto che hai fatto bene a rimanere qua, dove vuoi andare? Allora, intanto... Bello Fausto, mi piace molto sentirlo. Eh beh, sì. Quello era il suo lavoro. È il suo lavoro, eh sì, appunto, 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 appunto. Infatti l'anno scorso avevamo a un certo punto ipotizzato di fare quella piccola fascia dentro la nostra trasmissione Coscienze in Radio, chissà che prima o poi io insomma, sono sempre più che disponibile a appunto a concedere questo spazio, perché credo che sarebbe illuminante sentirlo comunque, perché già da questo insomma è stato interessante. Allora Alberto ci scrive: meno male che c'è Carpeoro che smonta subito quelli che cercano di superare persino Paolo in complottismo, vedendo messaggi nascosti, numerologie e nuovi ordini mondiali dappertutto. Quando cercavo di farlo io nel gruppo Facebook rischiavo il linciaggio verbale, ovviamente, per questo ne sono uscito. Comunque gli Eagles of Death Metal non fanno heavy metal e non sono satanici, sono del giro dei Queens of Stone Age e Foo Fighters. Non è comunque il tuo genere Fabio, ma a questo punto si potrebbe mandare un loro brano in sfregio all'ISIS e a chi lo manovra dietro le quinte. Questo ci dice Alberto. Io comunque capisco Paolo. Intanto c'è stato un momento, tu non te lo ricorderai sicuramente, quando c'è stata Manuela Pompas, cosa è stato, 2 settimane fa, no? E a un certo punto io sintetizzo quella che mi sembrava fosse la tua posizione, no? E ti metto in bocca la frase che la vera vita è la morte, ti ricordi? E tu dici: no, non è che io ho detto che la vera vita è la morte, ma lo dici in un modo talmente mi hai fatto veramente sbudellare dal ridere, che sentendolo lo sai, perché a te sarà passato inosservato, ma secondo me è stato un momento di grande comicità. Dici che c'entra niente, ovviamente, ma per dire che ti sento comunque dentro di te quando comunque qualcuno, anche il buon Carpeoro o altri, comunque tendono un po' a limitare questa parte, no, numerologica o comunque chiamiamola complottista, così dentro di te ti incazzi un pochino, dai, si sente, no? Ti sento un po', c'è una parte di te che rifiuta queste affermazioni. No. Cioè quello che ha detto Gianfranco, per esempio, riguardo a quello che dicevamo prima, quello che ha detto Gianfranco lì per lì aveva un senso ed era logico. Poi Emilio, che è quello che aveva postato questa cosa, ha spiegato meglio che c'era un articolo che si concludeva poi con questa cosa di Fiorello, ma l'aveva messa in un modo particolare, allora acquista un altro senso. Cioè in effetti probabilmente aveva ragione Emilio, ma non è che non è che io fremo, perché anche io delle volte effettivamente noto delle persone che un po' esagerano a vedere numeri e combinazioni e coincidenze, poi specialmente le vedo proprio in alcuni casi buttate proprio a casaccio. Insomma, ecco, 12 è un numero importantissimo per gli illuminati, così come il 6 e il 5. Cioè, ma i numeri sono tutti importanti, insomma. Allora quando vedo queste affermazioni anch'io così dico che un po' si esagera. Comunque c'è sempre questo rischio, ma non è insomma, non è una cosa grave. Comunque no, non me la prendo, insomma. Allora c'è una domanda che non è del tema della serata, però è per te e mi sembra giusto dirtela. Ti vorrebbe chiedere Daniela, poi quando vedo nomi magari un po' nuovi, almeno mi sembrano nuovi, è giusto dare spazio. Vorrei chiedere a Paolo Franceschetti se è possibile praticare la meditazione da autodidatti o è indispensabile avere un maestro che ti guida. No, assolutamente si può fare anche la meditazione base, si può fare anche da soli, anche perché la meditazione base è nient'altro che
mettersi calmi, concentrarsi sul respiro e cercare di fissare i pensieri o su una cosa o su un punto o su un concetto, oppure sul niente se uno ci riesce. Quindi poi basta un video su YouTube per cominciare, insomma. Quindi insomma c'è modo. Sì, sì, assolutamente. Anzi, io mando spesso i consigli via mail alle persone con dei video proprio per farli cominciare. Allora, c'era una notizia prima, non era del tema, quindi non l'abbiamo letto, però mi aveva colpito il titolo, adesso se la ritrovo, eccolo qua. Trovati resti, indagati figlia e nipote. Da Grosseto, sono indagati dalla procura di Grosseto la figlia e il nipote di Giuseppina Pierini, scomparsa 3 anni fa da Pontenure in provincia di Piacenza, e alla quale apparterebbero i resti ritrovati giovedì scorso nei pressi di un casale della campagna di Massa Marittima. Era stato lo stesso nipote ad indicare il luogo in cui trovare i resti, chiamando in causa nella vicenda anche la madre e figlia della donna scomparsa. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire di chi siano i reati. Abbiamo già detto invece ad Hannover, evacuato lo stadio, annullata Germania-Olanda, nazionali scortate in un luogo segreto. Questo insomma per rimanere nel tema invece della serata. Allora, detto questo, c'era un'altra notizia invece. La verità di Cutolo, pronto a collaborare, vi svelerò i segreti del sequestro Moro. L'ex capo della nuova camorra organizzata, 13 ergastoli da 23 anni in regime di 41 bis, cioè il carcere duro, ha iniziato a parlare da 2 mesi e le sue rivelazioni si annunciano esplosive, Paolo, hai capito? Cutolo. Cutolo di cose ne sa parecchie, insomma. Ma lei ce le dirà? Se gliele fanno dire, bisogna vedere. Che anche qui c'è di mezzo il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, di cui parlava prima Gioele Magaldi. Qualcuno ironizzava sul fatto che lui insomma dirà i nomi della Francia, si farà dire chi sono i nomi, insomma ognuno pensi come sempre quello che vuole. Allora, c'è tempo, Paolo, ci mandano una situazione paradossale di cui io, perché vogliono che si fa questa cosa, ormai è diventata un must. Dov'è? Chi ce la manda? Gianni. Eccolo qua. Paolo, sei invitato per una conferenza con molti relatori. Ti presenti all'ingresso della sala conferenze con l'invito scritto che ti ha mandato l'organizzatore. Però ti fermano. Mi scusi, signor Franceschetti, ma abbiamo delle difficoltà logistiche. Il tavolo dei relatori non è molto grande e quindi, siccome abbiamo già la bella Enrica Perucchietti, la non troppo alta Stefania, il precisissimo Mauro Biglino, lo sconvolgente Corrado Malanga, il simpaticissimo come il prurito Carpeoro, il dinamico duo Batman e Robin, l'incredibile Hulk, il pastore tedesco, l'insalata russa, la compagnia delle Indie, e quindi purtroppo il grossissimo Franceschetti proprio non c'entra, lei capirà. Le direi di stringersi, ma dubito che lei ci riesca, per quanto di buona volontà. Tu cosa fai? Scritta dallo smilzo Gianni, che è alto la metà di te e pesa il doppio. Che cosa faccio? Mi metto a sedere tra il pubblico. Allora, sì. Beh, poi non è la bella Enrica Perucchietti, ma è la bellissima, abbiamo già detto, no? Tante altre volte. Allora, io la presenterò così quando sarà nostra ospite. Ovviamente lo sketch si riproporrà di nuovo, ecco, anche perché poi è uno sketch reality, ecco. Allora, direi che a questo punto noi abbiamo anche finito il tempo per la gioia di Paolo. Mi è sembrata una bella puntata, che credo che ci siamo un po' rifatti delle cose che abbiamo passivamente sentito in questi giorni, no Paolo? Beh, è stata una bellissima puntata, sì, interessantissima. Mi è piaciuta poi la prima parte dell'analisi di Carpeoro, in particolare la prima che ha fatto proprio subito all'inizio, Massimo, Gioele, insomma, tante sfaccettature come sempre. Border Knights è @ webradionetwork.eu per scriverci durante la settimana, e poi abbiamo il nostro blog borderknights.it, il gruppo Facebook Border Knights. Paolo, un caro abbraccio, ci sentiamo e speriamo di rivederci un'altra volta all'outlet come quella volta, ti ricordi? Proviamo, dai. Vieni all'outlet, dai. Buonanotte a tutti, alla prossima. Buonanotte, ciao.